Dimmi che ho fatto la cosa giusta. Dimmi che questa è la cosa giusta da fare, perché io non lo so. Ascoltami. Tu stai per commettere un peccato mortale e non mi conosci nemmeno. Come puoi avere il cuore di stroncare una vita che non conosci? Ascoltami. Almeno un secondo, lasciami raccontare. Ti supplico, lasciami. Tornare indietro, solo per un attimo. Ho bisogno di raccontarti chi sono. Concesso. Perché dovrebbe interessarmi la tua storia? Perché sei il mio boia. Non è una risposta. Tu non mi conosci. E mi preme che il mio boia sappia chi ha di fronte. Io voglio che tu sappia perfettamente chi stai per uccidere. Ricordi almeno il mio nome? Non l'ho mai saputo. E te lo ricorderai se te lo dico? Sai già la risposta. Va bene, io ci tenevo comunque a presentarmi. Lascia che mi presenti. Concesso. Io mi chiamo Marco Guanco. Descriviti. Come? Come? Non sembri avere le idee ben chiare sul perché siamo qui. Hai detto che vuoi raccontarti, no? Descriviti. Sì. Sì, un aggettivo. Sostanzialmente sono un pezzo di merda. Un uomo meschino, potremmo dire. Meglio, meschino. Perché meschino? Io definisco. Che senso? Definisco meschino un uomo perfettamente consapevole di tutto quello che fa. E ad esempio, ogni gesto che io muovo è perfettamente calcolato e questo mi fa schifo. Ti fa schifo? Esatto. E perché? Perché. Perché mi sembra di fingere in continuazione. Un po' mi odio, ecco, odio i miei pensieri e odio ogni parola che mi bisbiglia il cervello. Ti credi migliore degli altri? Perché questa domanda? Per conoscerti. Credi di essere migliore degli altri? Sì, certo. Ma se ogni tuo gesto era perfettamente calcolato, allora come hai fatto a finire sul patibolo? Siamo qui apposta, no? Dove siamo? Questa è casa mia. Ci tenevo a partire da questa sera per presentarmi. Ma quindi è qui che tutto ha avuto inizio? No, qua siamo già avanti nella trama. Questo è il giorno della rottura con mia moglie, guardala. Si chiama Bianca. A te apparirà solamente come una persona a cui farò del male. Spero che per questo mi esecrerai. Marco Guacco, dimmi veramente perché siamo qui. Voglio che tu mi giudichi. Ho bisogno che tu mi giudichi. Perché proprio io? Perché mi stai per uccidere. E se devi farlo, voglio meritarmelo. Perché io ho vissuto a lungo nella convinzione di meritare la morte e adesso mi affido a te. Concesso. Che cosa fai ancora in piedi? Che ore sono? Marco, noi dobbiamo parlare. Di cosa? Di che cosa dobbiamo parlare? Abbiamo già parlato a sufficienza, che cos'altro dobbiamo dirci? Volevo chiederti una cosa, se posso chiederti una cosa. Bianca, te lo ricordi cosa ci siamo detti l'ultima volta?
Sì. Che se mi ami è perché ti fidi di me. Sì, amore. E una mancanza di fede equivale ad una mancanza di rispetto. Sì, te lo ricordi questo? Sì, amore, però... Ecco, e tu, amore mio, vuoi amare una persona che non rispetti. È un paradosso, lo capisci, no? Ma una moglie ha il diritto di sapere, no? Se tu mi ami, ho il diritto di sapere cosa stai facendo alle mie spalle. Alle tue spalle? Ma lo senti come i miei padri, mi tratti come un criminale? No, 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 amore, non è così. Siediti un attimo, per favore. Io ho solo bisogno di essere rassicurata, non chiamarmi stupida. Io lo so che posso sembrarti stupida, però tu la conosci la mia situazione. Io ti sto solamente chiedendo di venirmi incontro, invece no. Sono settimane che torni a casa tardi e non mi dici niente. Neanche mi guardi più in faccia. Io cosa dovrei fare? Fingere che vada tutto bene? Che sia tutto come prima? Non è tutto come prima. Qualcosa è cambiato e tu non vuoi dirmi che cos'è. Esattamente. E quanto andrà avanti questa storia? Marco, io non ti sto chiedendo di starmi dietro tutto il tempo. Ecco, adesso se lo dico passo per egoista, però mio padre sta morendo. Ho dovuto prendere un permesso perché non ce la facevo più ad andare a lavoro. Ma Cristo, Bianca! Parlami di tutto, accusami di qualsiasi cosa, ma lascia da parte tuo padre. Che cosa ho detto? Niente, lascia stare, solo parlami di altro. Ma perché? Che cosa c'entra? Perché basta che non tiri più fuori il suo nome. Lo so io che cosa c'entra e non mi chiedere perché. Io ho avuto una giornata tremenda, Bianca. E domani alle 2 ho anche un colloquio importante. Ora, io adesso vado a letto. Ma lo vedi come fai? Io che cosa dovrei fare con una persona che mi risponde così? Perché adesso non posso parlare di mio padre? Cosa c'è? No, Bianca, non ho tempo per queste cosucce. Ho una miriade di cose da fare domani mattina e voglio solo essere lasciato in pace. Posso? Marco! Io sono una donna che merita rispetto. Non si parla con me come con i bambini, è vero? Avrò torto io ad avere dei dubbi su di te, ma una cosa ben precisa ti sto chiedendo. No, no, Bianca, per l'amor di Dio, tu mi hai fatto una promessa, te lo ricordi? Di non farmi domande. Ora non mi prendere per il culo. O tu accondiscendi a questa mia necessità e una te ne ho chiesta, una sola, oppure non ha senso stare qui a discutere. Che cos'è? Una minaccia? No, non è una minaccia, amore mio, è una conseguenza. Perché per quanto mi riguarda una persona... può anche essere gelosa per i fatti propri, sì, ma appena questa gelosia inizia ad invadere la mia libertà, tutto questo diventa insostenibile. Io gelosa? È gelosia voler sapere dove vai tutte le sere invece di tornare a casa? È gelosia voler sapere perché cazzo mio marito da un giorno all'altro ha iniziato a trattarmi così? Bianca, io ti ho tradito. Cosa? E mi è piaciuto farlo. Con chi? Con una. Ma stai scherzando? Se fosse uno scherzo ti farebbe ridere? Perché? Perché? Ti serve un perché? Sì, credo di sì. Io voglio il divorzio. Mi stai prendendo in giro? Marco, perché non facciamo più sesso? Io non ti amo più. Tutto qui? È tutto qui quello che sai dirmi? Amore, ma tu non puoi essere serio. Tutto questo è inverosimile. Io sto assistendo alla fine del mio matrimonio e non conosco neanche il motivo. Ma tu ti sei bevuto il cervello, amore mio. Non puoi essere serio. Tutto questo io non lo riesco proprio a concepire. Bianca, smettila. Io non ti amo più. Lo vuoi capire o no?
Ecco che cosa c'entra tuo padre. È da mesi che va avanti così e io non ce la faccio più. Lo capisci? Ma quindi è per colpa mia che fai così? Io ogni sera torno a casa e vorrei spaccarti la testa! Io mi sento soffocare da questa tua disperazione. Io vorrei morire. Ma io ho cercato di non coinvolgerti il più possibile per il timore di angosciarti. Ma mi credi forse scemo? Bianca, guardami in faccia. Dimmi che sono un cretino. Credi che basti non parlare, secondo te? Credi che io non lo avverta questo clima di merda? Questa angoscia che permea le pareti di questa casa di carcere! Scusa, amore. Scusa, io... Non scelgo io di essere così. E allora non possiamo farci niente. È finita, amore mio. Sai, quando l'ho fatto, quando ti ho tradita, io non facevo altro che pensare a te e a quanto ti avrebbe fatto male saperlo, e questa cosa mi eccitava ancora di più. Tutto bene? Sì. Allora, che cosa ne pensi? Di cosa? Di me. Hai visto come l'ho trattata? Sì, sì. Ma non mi basta. Non mi basta sapere che hai tradito tua moglie per giudicare. No, 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 io non l'ho tradita. Ah, non l'hai tradita? No, quella era una bugia, lo giuro su mio padre. Era tutto... È tutto architettato. Io ero... Ero in ufficio la sera prima, ero con il mio amico Fabio. Noi stavamo parlando. Hai visto? Un uomo meschino. E non lo faccio solo per dimostrare qualcosa a me stesso. Ah, allora perché l'hai fatto? Per farle del male. Hai capito ora chi stai per ammazzare? Che cosa ti avevo detto? Sono un uomo meschino, un pezzo di merda, un piccolo pezzo di merda, uno stronzetto lungo così. Sei uno che perde spesso le cose, dico bene? In realtà no, anche se sono abbastanza disordinato. Perché? Per conoscerti. Tu credi ancora che io l'abbia tradita? No, io credo solo che... mi manchino dei pezzi. Allora, va bene, allora facciamo così. Lascia che ti mostri cosa è successo quella sera stessa, qualche ora prima di tornare a casa. Concesso. Allora, hai pensato a cosa fare? C'è almeno qualcosa che sai di non voler fare? Ti piacciono queste scarpe? Eh? Belle! Le ho comprate al mercatino che danno sotto casa tua in questi giorni. Dovresti andarci perché danno un sacco di cose interessanti. Poi le ho pagate niente, tra l'altro.
Dopodomani parto. Starò via tutto il weekend, vuoi sapere dove vado? Guarda, non me ne fotte un cazzo. Santi Dio, Marco. Oh, soluzioni non te ne va bene neanche una. Provo a cambiare discorso, neanche mi guardi, non parli, ma mi nascondi qualcosa, sei strano. Io sono strano, ma guarda che a me tu sembri un po' troppo tranquillo. Pensa a te, ma lascia stare. Che cosa devo fare io? Denunciarlo? Non posso, lo sai che non posso. Ma non c'è scritto da nessuna parte che tu debba fare qualcosa. Io proprio non ti sopporto, ma come fai a fare finta che non sia successo nulla? A me non pare che stia concludendo molto invece. Che ore sono? Si è fatta mezzanotte. Io dovrei tornare a casa. Forse anche tu. Stai un po' con Bianca. Con Bianca? Ma perché mi dici così? E poi vado da lei e cosa faccio? Le confesso tutto, ma tu come ragioni? Io non ti ho detto questo, ho detto solo di stare con lei. Allora, lo sai che è successo 2 settimane fa? Dopo che tu ed io abbiamo festeggiato qui per la mia promozione, lo sai che è successo? Sì, me l'ha detto Bianca. E te l'ha detto? Sì. E da quando è che tu parli con mia moglie? Era preoccupato, mi ha contattato, sono anche amico suo io. Quando? Ieri dopo il lavoro. Ieri non mi ha detto niente. E te lo sto dicendo adesso. Mi ha detto di quando sei tornato a casa ubriaco alle 7 di mattina. Mi ha detto che sono settimane che... Che? Che la eviti. Marco, io non credevo fosse questa la situazione. No, forse Bianca non vorrebbe che tu mi dicessi queste cose. Ah no? Forse sei tu che non vuoi sentirtele dire. Marco, tu hai ragione, è una situazione di merda la tua. Ma devi pensare anche a lei, a come sta lei, a Bianca, insomma, ma se non altro, fallo anche per pararti il culo da tuo suocero. In che senso pararmi il culo? Marco, lo sai meglio di me come hai fatto ad ottenere questo posto, no? Cosa fai, mi dai del raccomandato? Perché tu credi davvero che se non fossi stato il genero di Pastorini avresti comunque ottenuto questo posto? Beh, Pastorini ha avuto 2 infarti nel giro di un anno. Qualcuno dovevano pur nominarlo suo successore. E tra tutti tu? Non lo so, tu chi pensi che sarebbe stato? Sinceramente, non tu. Ma è una mia opinione. Quel vecchio di merda morisse. Non manca molto. A maggior ragione dovresti stare accanto alla figlia. Ma io non posso stare accanto a Bianca, ma come te lo devo dire? Io mi sento in imbarazzo con lei per questa cosa. Mi viene da piangere al pensiero. Io più che ordinarle di non farmi delle domande, non so che cosa fare. Mi sento meschino, non se lo merita. Non merita uno come me, però sento che se non sono crudele con lei... Ma dove cazzo è? Stai cercando. Il coso, il quadrifoglio. L'avrei lasciato a casa, ma... No, è qui, è sempre stato qui. Quando ho cambiato ufficio, la prima cosa che ho fatto è stato mettere il quadrifoglio qui dentro. Io non riesco a guardarla in faccia, Fabio. Non riesco a reggere il suo sguardo. E so che se torno a casa e mi chiede qualcosa, io la tratto male. E non voglio. E allora confessale tutto? Si peggio ancora, ma l'idea del cazzo. E allora fai il cazzo che ti pare, Marco. Tanto che si tratti di tuo suocero, di tua moglie, quello che dico sono solo cazzate. No, Fabio, ma non sono l'unico motivo per cui ti ho chiesto di vederci. C'è un'altra questione che non mi dà pace ultimamente. Di che si tratta? Del segretario di mio suocero. Olivo? Sì. Perché che ha fatto? Ti ricordi la chiamata che ho fatto quando abbiamo scoperto? E allora? Si è presentato a casa mia la mattina stessa in cui sono tornato ubriaco. La mattina stessa? Sì. Che figlio di puttana, l'avrà mandato lui senza... Sì, Olivo sa già tutto, sicuro come la morte. Scusa, e tu che hai fatto? E cosa potevo fare? L'ho cacciato via. E ora sta venendo qui, te lo dico. Sono settimane che mi cerca negli orari più insospettabili e io gli dico che non ho tempo. È tornato l'altro giorno e io non ero a casa. Ha parlato con Bianca. Le ha detto di dirmi che sarebbe passato di nuovo fuori dall'orario di lavoro. Sai che lui non lavora più qui, alla sede centrale? No? Sì, sta sempre a casa... di mio suocero, del bastardo. A quanto pare vada a lui. Sì, vabbè, ho capito, ma adesso lui verrebbe qui per quale motivo? Non lo so, viene qui tutti i giorni e comunque non posso evitarlo sempre. Guarda, infatti è meglio se andiamo. Se adesso mi vede, mi toccherà sentire cosa ha da dire. Vabbè. Però promettimi che torni a casa.
Esci da questo ufficio e vai da Bianca. Ma perché? Perché? Perché Bianca non c'entra nulla, Marco. Da quanto tempo siamo amici qui? Da tanto. Tanto. Tu ogni sera mi inviti qui in ufficio per parlare, tenerti compagnia. Mi dico, avrai una considerazione di me, dei miei consigli? Sì, certo. Mi ascolti, ci pensa lei. Certo. Marco, lei ha paura. Devi starle accanto. Qualsiasi cosa sia accaduto o mai accadrà, lei non merita il tuo odio. Ma nessuno lo merita. Tu poi dici di sottacere delle cose per non farle del male, va bene, ma ormai Bianca sa che hai tu hai dei segreti con lei. Dei segreti per cui hai anche modificato il tuo atteggiamento nei suoi confronti. Questa cosa fa ancora più male, Marco, dovresti capire. Sì, va bene, adesso mi preparo e torno a casa. Però non le dirò niente. Bravo, è la cosa giusta, bravo. Io ho dei bruttissimi presentimenti. Signor Walco, è permesso? Chi è? Chi vuoi che sia, te l'ho detto che mi sarebbe venuto a cercare qui. Certo, lo sa che c'è qualcuno, tu non fiatare. Chi è? Signor Walco, sono Olivo. Permesso? Signor Ricci, buonasera. Buonasera. Che cosa fa lei qui? Signor Walco, non dobbiamo parlare. Olivo, le ho già detto che non ho tempo per le visite e poi non è orario di lavoro. Che cosa fa lei qui? Non ha parlato con sua moglie? No, quindi per favore, adesso... Sapevo che l'avrei trovata qui. Sapevo che avrebbe avuto del tempo da dedicare. Ma io non ho tempo per nessuno, lo capisce? E il suo collega? Mi prende in giro, signor Walco? No, non la prendo in giro, stavo giusto congedandomi con il collega Ricci qui. È piuttosto tardi, io dovrei andare a casa. Sì, ma signor Walco, con tutto il rispetto, posso parlarle un secondo? A me pare che in due settimane che io insisto nell'avere la sua udienza, data anche la mia insistenza, no? Sia piuttosto straordinario che lei non abbia avuto nemmeno un quarto d'ora da dedicarmi, soprattutto dopo che l'altra volta sono rimasto ad aspettarla fuori dal suo ufficio per 6 ore. Il tempo è vita, signor Walco. So che può sembrare troppo banale, filosofico come concetto, però davvero, il tempo è vita. Se io spendo dei soldi per un servizio e in fin dei conti per permettermi del tempo per fare altro, per guadagnare più spazio nella mia vita, se io pago una domestica, lo faccio non tanto perché non sono bravo a pulire, ma perché così posso fare altro in quel tanto tempo che avrei impiegato a pulire, così per tutto. E io qui ho perso 6 ore del mio tempo e io perdo della vita ad attendere ogni volta una sua risposta. Ora non è neanche il fatto in sé di cui vorrei discutere, per quello potrei aspettare altri 3 mesi. Tutto è che mi piacerebbe essere trattato con la dovuta considerazione. Vorrei che si avesse rispetto per la mia vita, perché vedermela rubata così volgarmente, no, questo è sbagliato, questo non è giusto, non ci si comporta così. Va bene, mi ha convinto. Com'è? La ascolterò. Sul serio? Sì. Non mi prende in giro? Perché l'ho mai presa in giro, signor Olivo? No. Grazie. Prego. Mi siedo? Posso sedermi? Vai pure, Fabio, non aspettarmi. Sì. Mi prometti che fai quello che ti ho detto? Sì. Ciao. Ciao. Buonasera. Cosa le ha chiesto di fare? Parlare con mia moglie, difatti ho poco tempo, Olivo. Se vuole arrivare presto al sodo farebbe un favore a Bianca. Al sodo? Sì, al sodo. Olivo, il motivo per cui lei è qui, me lo vuole dire o no? Ah, il motivo! Sì, è che ero sicuro che non mi ricevesse. Mi ero preparato tutto quel discorso sul rispetto del tempo che l'ho fatto testé, ecco, ma non mi aspettavo. Mi ascolti, Olivo. Ora siamo soli, no? E io finalmente le potrò parlare in tutta sincerità. Se nelle scorse settimane non siamo potuti rimanere soli, era per causa sua. Sì, appunto, se mi lasci finire, va bene. Il motivo per cui l'ho trattata così freddamente prima, e anche nei giorni scorsi, è perché sono vincolato da delle aspettative di mia moglie e del mio collega. Cioè? Mi lasci finire? Oh!
Due domeniche fa, quando lei è venuto a casa mia a farmi firmare quei fogli, io ho dovuto cacciarla via. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma Olivo, ma le aspettative che si crea la gente su una persona come la mia, che ha fatto carriera così, in fretta, sono letali se non vengono soddisfatte. Io appartengo ad un apparato sociale fortemente catalogante e le posso giurare che questa percezione netta, tassativa e prevedibile della mia identità si riflette anche negli affetti più intimi. Mia moglie ha soggezione di me per un motivo e mi ama perché ha soggezione di me. E se io non agisco come da copione, se non eseguo senza la benché minima esitazione tutte le azioni che il mio ambiente sociale si attende da me, lei smetterà in maniera più o meno inconscia di amarmi. In definitiva, Olivo, io non posso mostrarmi con lei come voglio mostrarmi con lei. Signor Gualdo, io ho bisogno che lei sia onesto con me. Lei mi ha invitato per 2 settimane, io non sono uno stupido. Io fin da subito le ho dato fiducia, lei se ne ha approfittato e con questo pretesto è scappato alle proprie responsabilità. Io non accetto che mi si sbologni con una menzogna, perché io lo so. Me ne rendo conto che il mio atteggiamento può risultare asfissiante, lo so bene. Ma non è che dipende solo da me. Ma no, ma non è personale, Olivo, mi creda. Io mento a tutti. A tutti. Glielo confesso, a lei lo posso dire perché è una persona onesta, ma mi creda, è una giungla. Io dico un sacco di bugie, lo sa perché? Perché non sopporto la gente che dà per scontata la mia confidenza e crede che io sia sempre alla loro mercé. Qui al dipartimento è così pieno di gente che insiste per chiedermi udienza e io non posso fare altro che rifiutarla come ho fatto con lei. La differenza fra lei e i miei dipendenti è che io non ho alcun motivo di mentirle. Olivo, lei è sempre stato così discreto, così cortese. Mi creda, sono altri i motivi che mi hanno spinto a rifiutarla e non hanno nulla a che fare con lei. Quindi lei non sentiva il mio fiato sul collo? Ma il suo fiato non lo sentiva, non è anche quelli a 1 chilometro da me. Guardi, Olivo, dico davvero, i suoi solleciti sono di una remissività tale, un pudore, che pareva che ogni volta che veniva da me si sentisse in colpa anche solo per avermi rivolto la parola. Beh, finché mi respingeva in quel modo. Ha ragione, Olivo, su questo ha ragione. Io me ne dispiaccio sinceramente, ma io non la deploro come lei crede. Anzi, le dirò una cosa, le dirò la verità. Quello che per me è la verità, poi per lei non lo so. Io la invidio. Me? Lei. Io vorrei essere lei. Ah, io vorrei essere proprio lei. Vorrei che la gente per strada dicesse, no, il signor Guago, il signor Olivo, proprio lei. Ora, lei dovrebbe essere un po' più egoista nell'esigere la sua parte di tempo. Ora mi scusi, ma si è fatto tardi e devo litigare con mia moglie. Ah, ma aspetti! Non ho ancora detto il motivo della mia udienza. Sì, la sua udienza, però faccia in fretta. Sì, eccolo. Il motivo... Il sodo? Il sodo è per le carte che ha rifiutato di firmare quando sono venuto da lei. Ah, tutto qui? Sì, avevo anche altre cose da dire al riguardo, ma ora ho dimenticato tutto. E comunque in sostanza era che sì, il signor Pastorini ci teneva che lei firmasse quei fogli. E qua i fogli, adesso non posso leggere. A dire il vero no, perché il signor Pastorini ha chiesto espressamente che lei venisse a firmarle da lui. Mio suocero vuole che vada a casa sua? Sì, un colloquio informale. Beh, ci mancherebbe pure che fosse formale. Da quando mi ha nominato suo successore in questa azienda, ha perso ogni potere su di me. Ebbene, questo che ve lo ricordiate. Io ho tutto il diritto di non vidimare nessuna delega. Ecco, è bene che ve lo ricordiate. Certo. Allora, quando mi vuole ricevere? Il prima possibile, dice. Bene, gli dica domani pomeriggio alle 2. Immagino vada bene. Andrà benissimo, signor Qualco. Arrivederci allora. Arrivederci.
Signore, sono le due, credo che stia arrivando. Sì, io arrivo, sì, voglio... Voglio soltanto parlargli di mia figlia. Tanto non è uno stronzo, è un bravo ragazzo, Marco. Io gli voglio soltanto chiarire questa cosa e tanti saluti. Dovrò pur dire la mia in quanto suocero, no? E per quanto riguarda le informazioni riservate, non vuole dirgli nulla. Ma cosa c'è da dire? C'è un tempo e un luogo per ogni cosa, ma non è ora. E la delega? Lui sta venendo qui per la delega che non vuole firmare. Non ce n'è bisogno. Ma non ha paura delle conseguenze. Olivo! Lasciati dire una cosa. Tu la conosci, la leggenda del re Pagobardo? Ebbene, il re Pagobardo era un monarca molto prudente, cauteloso, si potrebbe dire. Era così cauteloso che non gli bastava la parola degli altri per dormire bene la notte. Egli doveva a tutti i costi monitorare puntigliosamente ogni manovra politica, economica o amministrativa all'interno del suo palazzo. E sì che ne aveva di cortigiani competenti, i migliori del regno, ma lui non ne voleva sapere. Non si fidava di nessuno. Lui voleva le cose solo come le faceva lui e si prendeva le responsabilità di chiunque. E così ben presto Pagobardo smise di delegare le sue mansioni ai sudditi per timore che non fossero svolte alla perfezione e si fidò solo di se stesso. In psicoanalisi si potrebbe parlare di un disturbo paranoide o di un narcisismo sconfinato, ma poi a tirare in mezzo la scienza, Olivo, si perde sempre un po' di fascino, un po' di teatro. Fatto sta che gli incarichi erano talmente tanti che Pagobardo passò tutta la sua vita a lavorare e non si prese neanche un minuto per se stesso. L'eccessiva precauzione lo condannò a non vivere la sua vita e Pagobardo morì di cautela. Lei crede che io potrei morire di cautela, signora? Non lo so, Olivo, ma se non ci muori tu, ci ammazzo io. È permesso? Eccolo. Che faccio? Vai, vai pure, non ti preoccupare. Ah, Olivo! Sì? Non ti dimenticare di Pagobardo. Pagobardo, sì. Pagobardo. Avanti! È permesso? Oh, Marco! Ma che scherzi! Sono io che ho voluto che venissi qui, accomodati. Perdonami se non mi alzo per salutarti, ma... è una vera agonia. No, non vi preoccupate, don Silvestro. Come state? È da un po' che non ci vediamo, ma comunque chiedo sempre di voi a mia moglie. Ah, davvero? Sì, sì. Ma perché insisti sempre col darmi questo voi? Che io non lo sopporto. È un'abitudine che ho preso da mio padre. Dava sempre del voi ai suoceri. Non lo faceva per creare una distanza, diciamo una simpatica venerazione. Niente di formale, ecco, prendetela così. Ma che cosa hai in faccia? Ti senti bene? Sì, tutto bene. Ma non mi prendere per il culo, eh! Fatti vedere. Mio Dio, ragazzo, ma tu fai schifo! Insomma. Sembra che ti abbiano appena stuprato. Ma che ora sei andato a dormire ieri pomeriggio? Che mai? Ma che ne so, scusa. Ma cosa ti sta succedendo, Marco? Sei sempre a spento. Ma cosa mi deve succedere? Niente, ma perché tutte queste domande adesso? Ma come perché? Lo sai! Guarda che mi arrivano le voci, sai? Mi dicono che... mi dicono che sei sempre giù di corda, che sei schifo, che fai dei discorsi assurdi. Guarda che quello mi sfugge niente, Bianca. Mi racconta tutto. Com'è? Torni sempre a casa tardi, fai degli orari impossibili. Sì, anche adesso mi stai ascoltando e mi sorridi, io lo sento questo tuo sconforto. Cosa c'è che non va? Ma che cosa c'è che non? Niente, don Silvestro, non lo so nemmeno io, probabilmente. Non mi interrogo. Ora, possiamo concentrarci sul motivo per cui sono venuto qui? No, Marco, perdonami, ma no, io non ti permetto di dirmi delle bugie. Io non ti ho fatto venire qui per sentirmi dire queste cose. Uno come te io non ci credo che non si rende conto di quello che gli sta succedendo, Marco. Ma dimmi su,
Sono io. È colpa mia. Sì, è colpa vostra? Sì. In che senso, scusate? Ti metto soggezione. Perché soggezione? Magari ti metti in imbarazzo a parlare di certe cose davanti a tuo suocero, non lo so. No, no, in quel senso non ho nessuna soggezione. E allora cos'è che ti prende? E che cosa mi prende? Mi sento infelice. E ho bisogno di allontanarmi e di stare da solo, di pensare. Pensare a che cosa? Ma niente, cose mie. Ora, possiamo parlare della delega? Non sarà mica che stai facendo dei pensieri strani. Pensieri strani? Dai. Dai, che hai capito? Pensieri suicidi. Io non lo volevo dire. Allora! No, faccio pensieri suicidi. Non ti credo, ma non importa. Va bene così. Va bene, gli diamo una raffifata a questa serata, eh? Lo vuoi un po' di scotch? Ce l'ho di ottima qualità. A quest'ora? Ma cosa c'è di male a bere alle 2 del pomeriggio? Cosa fai dell'ironia sulla mia malattia? Dico sicuramente che tutto quell'alcol non mi fa bene. Vabbè, ormai, moribondo come sono, cosa vuoi che cambi? Tu piuttosto, Marco, tu sì che dovresti stare attento. Ma che forse siete moribondo proprio perché non state attenti. Mi sa che hai ragione. Sai, ieri è venuto a farmi visita al dottore. Ha detto che il mio tempo qui è finito. Per davvero? Sì. No. Lo vuoi pure con me? No, scusatemi, cosa vuol dire il mio tempo è finito? Ma che cosa vuoi che vuoi dire secondo te, Marco Gualco? Tu considera già... La mia situazione è questa. Pensa se per giunta devo pure venire a scoprire che il marito di mia figlia si vuole ammazzare. E che cosa facciamo qui? L'abbandoniamo? Le mie prospettive sono quelle che sono, Marco, ma d'altra parte le tue, invece... Io non voglio più stare a parlare qui della mia malattia. Lo vuoi questa quadraxia? Ma scusate, ma per salutarmi non vi siete mosso di un millimetro, adesso vi mettete a gattoni, no? Ognuno ha le sue priorità. E io vengo dopo l'alcol. Sarà per questo, Marco mio, tu vieni dopo un sacco di cose. E allora perché ci tenete tanto che io non mi ammazzi? Ah, io lo dicevo per mia figlia, Cosa vuoi che me ne freghi a me se tu t'ammazzi, Marco? Siediti pure. Però il ruolo di vice direttore me lo avete assegnato voi, come lo spiegate questo? Marco Gualco, a volte bisogna scendere a compromessi con il mondo e accantonare il cerchio. È molto spiritoso. Sì, mi fai pure lo spiritoso tu. Allora, lo vuoi questo cognac, sì o no? No, grazie, Don Silvestro, non mi piace l'alcol. Ah, no. I fatti dicono il contrario. Dico bene? Bianca vi ha raccontato? È successo ancora 2 settimane fa. E allora suppongo che abbia avuto pure modo di dirvi cosa è successo ieri notte. Che? Cosa è successo ieri notte? Sapete benissimo cosa è successo ieri notte. Certo che lo so. Bianca vi racconta tutto. E voi? Le raccontate tutto, Don Silvestro? Ho detto, voi raccontate tutto a vostra figlia? Che cosa significa? Io mi preoccupo soltanto della tua condotta autodistruttiva, Marco. Apparentemente autodistruttiva. E non capisco a cosa si debbano queste indebite insinuazioni. Davvero, io voglio solo parlare con te. Io non voglio parlare con voi. O quantomeno dei miei affari personali. Ha capito? Io sono stato chiamato qui per parlare della delega. L'unico motivo per cui sono qui è questo. E se per arrivarci dobbiamo prima girare intorno a fatti per nulla inerenti a questo colloquio, utili anzi solo ad alimentare inadeguate pressioni psicologiche che io, mi dispiace, ma non riesco a reggere, ritenetemi fuori da tutto questo. No, perdonami Marco, ma io non posso. È il mio preciso compito preoccuparmi di tutto quello che può minare la salute e il rendimento del mio vicario.
Mi dispiace, ma io non ci posso fare niente. Beh, invece sì. Ma perché? Ma perché? Perché sono cazzi miei. Ma dove vuole il linguaggio? Il linguaggio, scusate, ma qual è il linguaggio? Io dovrei bestemmiare per rispondere a tono alle insinuazioni che mi avete appena fatto. Io non ho fatto alcune insinuazioni. Io sono stato chiamato qui per parlare della delega. L'unico motivo per cui sono qui è questo. E se avessi saputo che dovevo venire qui per discolparmi dalla lettera dietro mia moglie, non sarei... Io non so che tu non hai tradito proprio nessuno. La delega delle mie funzioni al vostro segretario. Ecco di cosa dobbiamo parlare. La delega che voi mi avete fatto avere, senza un apparente motivo, nel giro di una notte dalla mia promozione. Di domenica. Ecco, non voglio sentir parlare di nient'altro. Nulla. Allora, io sono qui, sto aspettando. Che cosa volevate dirmi? Voi mi avete chiamato qui solo per parlare di Bianca. Non esiste nessuna delega, non è così? Tu hai chiesto il divorzio a mia figlia ieri notte. Direi che questo ha cambiato un po' la priorità sugli argomenti. E quindi ha chiesto aiuto a papà per sistemare le cose. Non è stata lei a chiedermi aiuto. E chi allora? No. Fabio? Io credo sia ora che me ne vada. Ma dove vai? Torno. Statevi lontano, voi mi volete provocare. Io non ho fatto niente, capito? Non l'ho fatto apposta. Ma di che cosa stai parlando? Sapete benissimo di che cosa sto parlando. Io non volevo tutto questo, non è stata colpa mia. Capito? Io non ho mai voluto saperne niente. Ma io lo so che tu non hai tradito Bianca, ma... No, non sto parlando di Bianca. Lasciatela lontano da tutto questo perché lei non c'entra niente. Voi fate schifo! Voi non siete nessuno per dirmi cosa cazzo devo fare con vostra figlia. Nessuno! Io lo so, tu non sei uno che cede all'indignazione, tu stai recitando, Marco, io lo so. Tu potrai anche prendere in giro mia figlia, ma io non sono stupida. Solo non capisco perché lo stai facendo. E poi me ne andai, senza rispondergli. Quindi è così che ti sei condannato? A dire il vero, immagino che fosse già tutto deciso. Che vuoi dire? Bianca non c'entra nulla. Per mio suocero parlare del mio matrimonio era solo un pretesto per farmi confessare quello che sapevo. E sapeva che non avrei confessato nulla. Per questo sono stato condannato. Eppure è come se ci fosse una sorta di costanza in questi ricordi. È come se tutti quelli intorno a te fossero... ossessionati da Bianca. Marco, resta con me. Continuate tutti a parlare di una determinata sera in cui tu ti ubriacasti. Non è così semplice da spiegare. E allora perché ti hanno condannato? Perché sono stupido, molto semplicemente. Pensavo che ti considerassi migliore degli altri. Migliore, sì, sì, ma ora forse esagero, Ma... credo che se fossi stato anche solo dell'1% più intelligente, adesso non sarei qui a parlare col mio giustiziere. Perciò quantomeno non sono un genio. Che cosa è accaduto quando ti sei ubriacato? Vorrei vedere quel ricordo. Quello? No, non è necessario. Perché? Perché non c'entra nulla con la mia morte. Certo, ma mi aiuterebbe a capire chi sei? Sì. Allora è necessario. Non te la senti? No, veramente. Va bene. Se questo è ciò che vuoi, intanto non sono io che decido. Posso farti una delle mie domande? Concesso. Trovi difficile presentarti alle persone? Presentarmi alle persone? Ma che domanda è? Vuoi cambiarla? Sì. Tendi mai a fare qualcosa solo per curiosità? Certo, spessissimo. Davvero? Non l'avrei detto. Proseguiamo. Concesso.
Scusa, hai ragione. Sono stato cattivo, scusami, e non ne sono capace. Amore, non capisco. Ti è successo qualcosa? Non mi è successo niente. Ma hai bevuto? No. Perché hai bevuto? Non ho bevuto. Marco, mi vuoi dire qualcosa? Dove sei stato? No, no, Bianca, per favore, non farmi le domande. Perché non posso? Marco, ma non capisco, ti ho fatto qualcosa, sei arrabbiato? No, sono solo stanco. Mi vuoi dire almeno dove eri finito tutta la notte? Ero in ufficio. E che hai fatto in ufficio tutta la notte? Era con Fabio. E che facevate? Senti, Bianca, tu mi ami? Sì. Sì? Sì, 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 sì. E allora non ti serve sapere altro. Bianca, se tu mi ami, non hai bisogno di giustificazioni da me. Ma che cosa stai dicendo? Che cosa stai dicendo? Che comportamento è? Bianca, io non devo nessuna spiegazione a nessuno per essere arrivato in ritardo. Ci siamo capiti? Mi hai capito? Ti ho capito, ma sei forse impazzito? No. Bianca, devi sapere che io sono... sono un uomo libero, sono un freeman, e se anche io sono sposato con te, tu non hai il diritto di pretendere di sapere tutto sul mio cuore. Amore, attento! Amore, tu sei ubriaco, non sai quello che stai dicendo. No, invece lo so benissimo, guarda, mi passa, guarda. Ah sì? Bene, allora dimmi perché hai fatto così tardi. Non voglio dirtelo! Ma perché? Bianca, io non... tu non hai il diritto di sapere tutto di me. Ma che discorso è? Non alzare la voce! Vaffanculo! Io faccio il cazzo che mi pare, capito? Tanto è tutta una menzogna. Io credevo di vivere sereno, ma sotto il letto ci sono i mostri! Ma che cazzo stai dicendo? Tu non devi sapere niente, tu non devi capirci niente! Io vivo in un manicomio! Scusami. Scusa, perdonami, io non volevo essere. Ti faccio paura? Cosa ti è successo? Niente, amore, solo... No, scusa. Scusa, non pensare, dimentica tutto. Ho sbagliato io, era solo l'alcol. Cosa c'è adesso? Ma tu, niente, amore, tutto bene, ho sbagliato io, è solo colpa mia. Che fai ora? Ti prendi gioco di me? Io, amore? Prendermi gioco di te? Come puoi essere così meschino? Meschino io? Ma, amore, ma tu credi davvero che io voglia farti del male? Credi sia capace di una cosa simile, no? Rispondimi. È una cosa che dici perché sei offesa o lo pensi davvero? Hai dimenticato chi sono? Amore, io farti del male. Io, Marco Gualco, il tuo Marco, farti del male. Amore, ma se c'è qualcuno in questo mondo che è in grado di scrollarmi da questo disincanto, e se c'è qualcuno che mi sa fare apprezzare la poesia delle cose, e che sa aiutarmi in ogni forma, quella sei tu, tesoro mio. Incantevole e magnifico tesoro. Ma tu non puoi pensare male di me. Scusami, scusa se ti ho trattata male. Io ti amo tantissimo. Come potrei volerti far soffrire, amore? Marco, ma io sono stata in pena tutta la notte, e non capivo, non avevi mai fatto così. Marco, tu non devi bere. No, che non... No, mi hai capito, parlo sul serio, non farlo mai più, lo sai che ti fa male. Amore, ma te lo ricordi quando andammo in montagna ad aprile dell'anno scorso? E ci mettevo a cercare i quadrifogli? Certo, amore, è il nostro anniversario. E poi incontrammo quella coppia di vecchietti e parlammo con loro tutta la sera. Sì, dicevi che secondo te quel vecchietto era un genio, che aveva capito tutto dell'amore. No, guarda, non ricominciamo. Io non ricomincio proprio niente. Ed era lo stesso giorno in cui ti ho regalato quella vecchia lettera di San Valentino, che non avevo mai avuto il coraggio di darti. Sì, quella sull'universo. Sì, ecco, io vorrei che fosse sempre quel giorno lì. Io ci potevo morire, capisci? Anzi, io avevo bisogno di morire in quel momento, e lo dico senza rimorsi. Una parte di me ha sempre voluto la morte, anche in quel bellissimo giorno, mio Monte Bianco.
Mio papà ha avuto un altro infarto oggi, lo sapevi? Io non t'ho chiamato perché che cosa potevi farci. Hai ragione. Comunque eri in ufficio, lo sapevi, no? Hai ragione. Scusami. Come stai? Proprio oggi dovevi farmi questo. Hai ragione, scusa. Come stai? Ho paura. Lo so, lo so. Scusa che non so mai cosa dire. Ma perché hai fatto così tardi? Sono stato in ufficio, te l'ho detto. Ma perché? Non lo so, Bianca, adesso sono stanco, vorrei andare a dormire, va. No, ma dimmi almeno il motivo. Amore, ascolta, io ti chiedo un solo favore. Prima che tu me lo chieda o che ti tormenti con sospetti velenosi, io non ti ho mai tradita, neppure col solo pensiero. Non ho mai fatto niente e non ho mai pensato niente. Non ho altra donna per la testa al di fuori di te, va bene? Per quanto scontato era doveroso, perché l'ultima cosa che voglio è farti del male. Premesso questo, io ti chiedo un solo favore. Non farmi domande. In che senso? Che domande? Non chiedermi dove sono stato, non chiedermi cosa ho fatto in ufficio. A te importa solo che non ti faccia del male, ma ti prego, ti prego, ti prego, non indagare oltre, perché io non so mentire. Non ti dirò il perché, ma devi fidarti di me. Cosa dovrei fare? Amore. Signor Gualco, è permesso? A quest'ora. Chi è? Non lo so. Disturbo? Buongiorno, signora. No, 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 Olivo, buongiorno, non disturba, ma che cosa fa qui a casa mia? Signor Gualco, noi dobbiamo parlare. Di cosa? Ho ricevuto una chiamata da lei ieri notte. Bianca, per favore, puoi lasciarci soli? Perché? Dobbiamo parlare di lavoro, sono informazioni sensibili. Da quanto in qua il tuo lavoro tratta informazioni sensibili? Amore, non insistere, per favore, ho fatto la rima. Dunque? Perché quella faccia imbronciata, signor Gualco? È preoccupato di qualcosa? Io ho ben capito, sa? Io ho ben capito che lei ha ricevuto una mia chiamata ieri notte, ma perché? Perché qui bisogna chiedersi un altro perché, un mondo di perché. Lei si presenta a casa mia a quest'ora del mattino di domenica, quando non era un po' fuori luogo? Ha bevuto, signor Gualco? No, 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 no. Io sto solo morendo di sonno e quando ho molto sonno sembra ubriaco. Che ho bevuto? Avrei solo bisogno che lei firmasse alcuni documenti redatti dal signor Pastorini. Adesso? Sì, guardi, si tratta di una delegazione. A chi? A me. A lei? Un mio subalterno? Non esattamente, io lavoro in privato per suo suocero ormai. Io non ho ancora avuto modo di avere a che fare con lei, signor... Olivo. Parlo io. Questa è casa mia, parlo io. Signor... Olivo. Da quando sono stato promosso a vice direttore, ossia nemmeno 24 ore fa... E già pretende di declassare le mie funzioni. Ma è uno scherzo? Io non so perché ora lei è così irritato con me, signor Gualco, ma passerò oltre perché so che è stanco. E le ricordo che non è con me che deve fare ricorso per questa decisione, non è stata una mia scelta. Mi irrita, caro Olivo, tutta questa urgenza. Mi irrita che un mio sottoposto si presenti a casa mia alle 7 di mattina per farmi firmare delle carte inutili. E non mi interessa di chi è la scelta, tutto ciò è intollerabile. Le suddette carte riguardano delle urgenze che avrei da sbrigare entro questo fine settimana. Dunque, se lei mi facesse il favore di firmarle adesso... Ma io sono tenuto a firmare proprio niente fuori dal mio orario di ufficio. È il signor Pastorini, il suo superiore, ad aver disposto la delega. Questo non cambia nulla. Io firmerò questi documenti, se sceglierò di firmarli, solo dopo averli esaminati attentamente nell'esercizio pieno delle mie funzioni, e certamente non perché lei mi pressa. E poi tutto ciò cosa avrebbe a che fare con la chiamata di ieri? Credo che ci sia.
lasci in pace? Ti ho fatto un panino con la marmellata. Grazie. Ora, però, mi lasci in pace? Ma posso sapere che cosa mi ha detto? No, non puoi saperlo. Io ti imploro. A trattarla male, ma è un sacrificio che devo fare. Io lo so che posso farcela se mi ci metto l'impegno. So essere crudele, ne sono convinto. La faccia da stronzo già ce l'ho, non mi ci vuole nulla. Mi basta solo credere che lei non sia lei. È un oggetto, qualcosa di insignificante, non vale niente. Per raccontare bene una menzogna bisogna credere con tutto il corpo a quella menzogna. E se voglio odiarla, io devo odiarla con tutto il mio corpo. Il suo volto deve farmi schifo. Le sue paroline devono darmi il vomito. Deve essere per me al pari di un cibo putrefatto. E a me dovrà piacere farle del male, così come ho piacere a buttare la mia merda nel cesso. Da oggi Bianca Pastorini non esiste più. E lo stesso vale per me. Mi ha chiamato meschino, ha fatto bene. Lei non ha idea di chi ha di fronte. Io sono più che meschino. Io sono il demonio. Diventerò per lei un incubo. Deve realizzare di aver buttato la sua vita in un letamaio e deve pentirsi di aver provato gioia, compassione per un uomo che per lei non ha niente, perché da domani quell'uomo sarà la cagione di ogni suo tormento. Da domani, però, stanotte voglio dormire bene. Io devo solo trattarla male. Non ci vuole nulla. Se solo riuscissi a guardarla negli occhi. Ma devo farlo, devo. Io lo so che posso farcela, non l'ho scelto io. Questo è il meno. Lo vuole la causa. E la causa vuole prima di tutto la mia morte. Una cosa facile. Facile scegliere di farlo. E invece ci vuole pazienza per morire. Pazienza, bisogna aspettare di volerlo davvero, perché altrimenti ci fa paura, altrimenti ci fa morire male. Non c'è fretta, io posso temporeggiare ancora qualche settimana, non sono ancora pronto, ma da domani ogni mio gesto sarà votato a questo fine, perché se la tratterò male non mi sarà così difficile accettare di morire. Quanto è difficile comprendere l'uomo. Eppure ci sembra così facile. Meschino. Fa male? Dov'eri finito? Certo che fa male. Volevo sentire quello che ti stavi dicendo. E io no. Perché mi hai lasciato da solo? È come riviverlo per la prima volta. Sì. Un teatro. È per questo che non volevi mostrarmi? Sì. Non farlo più. Eri tu a dire che volevi farmi capire chi sei. Sì, ma questo ricordo non era necessario. Io te l'avevo detto che non era necessario. Invece a me ha aiutato a capire. Bene. Allora, ti basta quello che hai visto? No, adesso voglio andare in fondo. Ti sei interessato al mio caso. Sai che per essere un boia sei un po' troppo sensibile. Vuoi ancora sapere se sei degno di morire? Sì, però aspetta, non dobbiamo correre.
vedi quanto è bello questo oblio? Perché non restiamo qui? Perché il mondo gira da solo. Il mondo non gira, si contorce. Questi ricordi mi stanno solo confondendo. Bene, allora passiamo alla mia prossima domanda. Concesso. Marco Gualco, cos'è più importante per te? Vincere un dibattito o far sì che nessuno si arrabbi? Credo vincere un dibattito, perché non è che se io ho ragione e tu ti arrabbi, allora hai ragione tu. Io non sono responsabile dell'orgoglio di nessuno. E se è l'altro ad avere ragione? Allora mi arrabbio io. Come immaginavo. Ma dico bene, no? Il mio discorso ha senso? Ma non c'è la risposta giusta. Ma se non c'è la risposta giusta, allora perché mi fai queste domande? Perché non sono io a fartele. Sei tu. Io mi chiedo cosa tu possa capirci. Che cosa accadde dopo quel diverbio con tuo suocero? Telefonai a Fabio e gli chiesi di raggiungermi in ufficio. Volevo dirgli la verità. Volevi dirgli che saresti morto? No, volevo sapere perché mi ha tradito. Bene, proseguiamo allora. Sì, aspetta un secondo, perché tanta fretta? Lasciami stare ancora un po' senza pensare, solo un po'. Sai, boia, io non voglio mai che nessuno si arrabbi. Se hanno torto, sono cazzi loro. Ma io non per questo sono cattivo, giusto? Non credo di essere la persona adatta a questo genere di domande. Possiamo andare adesso. Ottimo. Comunque, riguardo a prima... No, non trovo difficile presentarmi alle persone. Ci stavi ancora pensando? Sì. Oh, che è successo? Perché mi hai chiamato? Sono appena stato da mio suocero. Mi dici che cosa c'è sotto? Hai parlato con Pastorini? Sì, mi dici che cosa c'è sotto? Di che stai parlando? Lo sai di cosa sto parlando, non mi mentire! Non so di cosa stai... Tu sapevi tutto fin dall'inizio! Dimmelo che lo sapevi! Dal momento che abbiamo trovato quei fascicoli, tu avevi già capito che cosa stavamo per andare a leggere! È vero o no? È vero o no? Sì, è così! Lo sapevo! Marco, cosa ci potevo fare? Che cosa ci potevi fare? Ma tu mi prendi per il culo, ma tu dovevi dirmelo! Anni fa che cosa sapevi di quell'uomo? Perché non me lo hai detto? Perché non te l'ho detto? Guarda come sei ridotto! Con i tuoi... Che posso fare, oh? Anzi no, sei stato tu a farmelo scoprire, sei stato tu a tirare fuori quei fascicoli dalla credenza, sì, ti ha chiesto lui di farlo! Oh, ascoltami! Tu lavori per lui! Non è come questo! Fabio, ma cosa ti ho fatto io? Niente, ti ho mai forse tradito io? Oh, ma che cosa ho fatto per meritarmelo? Calma! Se c'era una persona di cui mi fidavo, quella eri tu! Infatti sono qui! Se c'era una persona! Calma, ti usa il cervello per amor di Dio! Se te l'avessi detto, cosa sarebbe cambiato? Ora che lo sai, che cosa cambia? Cosa? Tu dovevi dirmelo perché così... Ora non ti so dire cosa avrei fatto esattamente, ma tu dovevi dirmelo perché così avrei avuto almeno le idee chiare. Ora invece non ci capisco più un cazzo, c'è una sola cosa che mi ossessiona. Oddio, Fabio, tu eri il mio amico! No, no! No, io sono tuo amico! La nostra amicizia non c'entra nulla con questa storia! No, no, non c'entra... No, ma credi che io non abbia mai pensato di dirtelo, eh? Sai quanto mi è costato fare finta di niente tutti questi anni? Tu dovresti sapere... No, no, Fabio, tu non ti rendi conto di quello che è successo! Invece... Fabio, ascolta! Noi, tu ed io, noi non...
non c'entriamo niente con tutto questo ambiente. Niente! Tu non te ne rendi conto? Dalla tua calma di fronte a tutto questo! Dio mio, tu dovevi dirmelo, guarda, perché è tutto così normale, a te non te ne frega un cazzo! Tu dovevi dirmelo! Cosa sarebbe servito? A niente, ma si tratta del padre di mia moglie! È per questo che non te l'ho detto! Ma cazzo, non capisci? Marco, io rischiavo la vita, la vita! Io ho passato anni nella paura che tu potessi scoprire tutto e impazzire! Guarda, ti sono 2 settimane che ti angusti senza motivo! Che disprezzi Bianca senza motivo. Io mi sento anche in colpa di questa cosa. Tuo socio l'ha fatto le cose orribili, il cazzo che ti pare, va bene, ma che cosa cambia? Che cosa cambia adesso che lo sai? Niente, siamo io e te inermi in questa situazione come siamo sempre stati. Con la differenza che siamo un po' più incazzati. E che dovrei fare? Io, Marco, dovrei angustiarmi con te. A parte il fatto che non serve a niente, te lo posso assicurare, ma io ho avuto il mio tempo per essere angustiato. Credi che non possa capirti? Marco, io ti capisco benissimo, sei tu che non capisci me. La mia calma! Che cosa vogliamo fare con tuo succio? Eh? Che vuoi fare? Ammazzarlo? No. Allora vogliamo denunciare? Eh? Che vuoi fare? Che vuoi fare, Marco? Neanche tu sai che cosa vuoi fare. Ma no, io invece so benissimo cosa voglio fare. Rovinarti la figlia. Puoi smetterla solo per un secondo di parlare di Bianca? E perché? Eh? Sei tu che hai deciso di trattarla come se fosse una iena nell'attesa che si risolvesse. Come, scusa? Marco, ascoltami, io non so tu cosa hai in testa, eh? Ma stai spaventando tutti. Ma tutti chi? Ma tu sei dalla parte loro, adesso! Dalla parte loro? Guarda, sei visto, Marco! Tu non ragioni più per davvero! Tu ti sei solo fatto fregare dalla tua buon'anima, come sempre stato, sempre convinto di fare la cosa giusta, quando in realtà sei un codardo! Scusa, perché sarai un codardo io adesso? Io te lo dico, perché ti voglio bene. Perché tempo. Sarai un codardo, rispondi! So quello che è successo ieri con Bianca. Non avevo dubbi. Marco, io non lo so se tu pensi di essere uno stratega, eh? Di sapere esattamente quello che stai facendo, ma non è così. Non è così, io so che te ne accorgerai soltanto una volta che sarai davanti alla morte. Marco, tu non sei niente. Tu non sei nessuno. Tu sei solo un ragazzetto viziato che non ha mai perdonato il padre per essere morto giovane. Questo che pensi di me? Guarda, è finita. Hai perso. Accetta la sconfitta. Accetta il fatto di soffrire, lo fanno tutti. Non è scritto da nessuna parte che tu debba vendicarti per forza, capisci? Ascolta, il tuo suocero sta morendo. Lascialo morire in pace. Questo è l'unico vero atto di coraggio in cui tu possa credere. Lascialo morire in pace, credimi, o sarà troppo tardi. Io non credo più a niente, Fabio. Non lo hai ancora capito? Che cos'è? È di mio suocero. L'ho trovato quella sera insieme agli altri fascicoli. Tu ne sai qualcosa? No, cosa sono questi nomi? Io non... Fabio.
Perché? Il tuo migliore amico, perché? Non lo so. Sì che lo sai. Non ne voglio parlare. Questo non è un problema mio. A me era stata posta una scelta, va bene? O accettavo il mondo che mi avevano svelato, o la morte. E se mio suocero è arrivato a chiedere a Fabio di controllarmi, vuol dire che Fabio aveva accettato questo mondo da un bel pezzo. Tutto qui? A me sembra che ci sia dell'altro. Sei libero di giudicarmi adesso. No, è ancora troppo presto. Stai scherzando? Non ti basta neanche questo, neanche l'aver ucciso un uomo? Perché hai scelto di voler morire? Per proteggere Bianca dalla verità. No, questo è quello che racconti a te stesso per sentirti un eroe. Dimmi il vero motivo. Perché mio suocero... No. Perché sei un codardo. Tu credi che tuo suocero sia la cagione della tua infelicità, ma non è così. E sai bene che morendo sarai tutt'altro che libero, perché morire altro non è che cancellarsi, privarsi di ogni senso, non liberarsi. La libertà è un'altra cosa, e la si ottiene emancipandosi dalle proprie idee e dai propri principi. Morire solo per questo principio? Perché a me sembra solo un pretesto per morire per tutt'altro, per ogni ragione che ti alberga nel cuore. Che succede adesso? Non lo so. Ci mancherebbe un tuo ricordo. Sì, sì, certo, me lo ricordo. Questo è il pomeriggio dopo che mi ubriacai. Me lo ricordo. Io dormii tutto il giorno e Bianca venne in ufficio a svuotarmi tutti gli alcolici che suo papà mi aveva cortesemente lasciato. E cosa accade qua? Adesso lo vediamo. Non ti preoccupare, hai fatto bene. Io ieri ho provato a chiamare qui in ufficio. Tu eri presente? No. No. Non avete sentito il telefono squillare? No. No. Eppure suonava. Il punto è che è successo tutto così. Forse sono io che ci vedo del male. Certo, se lui mi avesse detto qualcosa di rassicurante stamattina non ci avrei più pensato e adesso non sarei qui. Oddio. Che succede? Cos'è quello? Un quadrifoglio. Un regalo che gli feci io tempo fa. L'ha conservato. Questa cosa ti fa commuovere? Non credevo l'avesse tenuto. È solo un quadrifoglio, amore. Secondo lui i quadrifogli sono solamente vetrifogli down. Non è così. Ma che ne so? Ne dice di cazzate quello lì. Sorprende il fatto che l'abbia conservato. Ma no, in realtà credo che lo sapessi. Ma anche questo è un periodo così difficile per me. Lo so. Con mio padre che sta morendo. Lo so. Abbracciami.
Ieri Marco ha avuto un'allucinazione. Cosa? Sì, non so se può servirti questa cosa, però noi eravamo in ufficio e lui a un certo punto ha guardato verso la porta, ha fatto un salto all'indietro. Era evidente che stesse avendo una visione, anche se negava. Magari era scosso per questo motivo quando è tornato a casa, perciò ti è sembrato strano. Non lo so. Cosa c'è in quella busta? Una copia a mano di una sua lettera d'amore per me. Ah. E che senso ha ricopiare a mano una propria lettera? Ho tanta paura, Fabio. Che c'è? No. Bianca, guarda. No. C'è del cognac. Cognac. Ho buttato via tutto. Tutto? Eh sì. Bianca, che esagerazione. Tu ti fidi di lui? Ti fidi di tua moglie? Sì. E ti fidi di questo tuo ricordo? Sta a te costruirti la tua realtà, Marco Gualco. Ma se la tua convinzione è così forte da averti già plasmato i ricordi, questo significa che ormai è troppo tardi. Tu non credi che Fabio ti tradisca? Tu lo sai. È per questo che l'ho ucciso. Dipende. Da che cosa? Se tutto questo è reale. I tuoi sogni si incentrano di più su avvenimenti del mondo reale o sul fantastico? I miei sogni? Non lo so. Boia. Sì. Tutto questo è reale? Se è reale, cosa intendi? Dico, questo è reale o è un sogno? Secondo te? Non lo so cos'è un sogno. Io non credo di averne mai fatto uno, capisci? Io credo di non aver mai sognato una sola volta in tutta la mia vita, è possibile? I sogni sono solo un altro piano di esistenza in cui entriamo quando usciamo da quello della vita. Allora io credo di volermi svegliare. Vuoi svegliarti? Sì, ti prego, voglio concludere questa storia, andiamo per via. È questo che hai scelto di morire. Non lo so. Sì, ci sarà qualcosa che sai. Non lo so, io so solo di essere molto stanco, non riesco neanche a ricordare. Da quanto tempo siamo qui? Da un battito di ciglia. Allora io voglio risvegliarmi. Non prima di aver concluso la tua storia. Ma perché? Perché non ti ho ancora giudicato. E perché sono sempre io a decidere. Allora andiamo avanti. Ti prego. Non so con chi crede di avere a che fare, signor Guarco. Anzi, lo so con chi crede di avere a che fare. No. Non so con chi crede di avere a che fare, signor... Anzi! Io lo so con chi crede di avere a che fare e le garantisco che non è come lei pensa, come
come lei, come pensa lei? Lei? Chi? Non so con chi crede di avere a che fare! Signor... Anzi, io lo so con chi crede di avere a che fare! E le garantisco che non è come pensa lei! 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 Cosa ci fa nel mio ufficio? Signor Qualco, noi dobbiamo parlare. Che cosa ci fa lei nel mio ufficio? Il signor Pastorini mi ha dato le chiavi. Ho da conferire con lei. No, no, noi non abbiamo niente da dirci, ora non ho tempo. No, signor Qualco. Non ho tempo. Non inventiamoci scuse questa volta. Io so chi è lei. L'ho capito. E per questo noi dobbiamo parlare. Ora la prego di non usare mezze misure. Non voglio farmi prendere in giro un'altra volta. Mi ascolti? Io non ho voglia di altercare con lei adesso. Io non ho voglia di avere a che fare con nessuno in questo momento. Io adesso, come vede, ho delle cose da fare. Quindi la prego, se ne vada. Il signor Pastorini mi ha riferito di ieri pomeriggio. No, io non ho tempo per questo. Ora lei mi fa la cortesia di allontanarsi. No, signor Qualco, la riguarda! Ma non me ne interessa! Ma Cristo, perché non vuole ascoltarmi? Io cerco di fare da tramite fra lei e il direttore. Lei cerca in tutti i modi di sabotarmi il lavoro, come se io ci guadagnassi qualcosa in tutto questo. Io lo faccio per lei. Qual è il motivo di questa sua ostilità? Mostri se stesso, per una buona volta. Va bene. Vuole che confessi, lo dico bene, si siede. Da dove cominciare? Da dove posso cominciare per descriverti i perché della mia indisposizione senza insultarti? Ti do del tu. Io mille volte ho rimandato la tua udienza, lo sai, per mille ragioni differenti. Ovviamente erano tutte palle. E tu giustamente dubitavi delle mie dilazioni e poverino ti sentivi in colpa nel dubitare di me. Olivo, io con te sono stato cattivo. Intenzionalmente cattivo. E a cosa dovrei questo trattamento? Lo sai a cosa lo dovresti, Olivo. Io ti odio. Come odio tutto ciò che siede intorno a te, da quando ci siamo presentati la prima volta che sei venuto a casa mia a farmi firmare quelle deleghe, per cosa? Per tenermi sott'occhio? Per ricordarmi che c'è qualcuno sopra di me che decide, di cui devo avere paura? Ma voi credete davvero che questi trucchetti funzionino con me? Secondo voi io certe cose non le capisco? Ha finito adesso? Tu mi disgusti, Olivo. Tu, Fabio e chiunque lavori in questa azienda con la vostra omertà. Il vostro sapere accondiscendere alla vita o ad un crimine per avere salva la pelle. Ha finito? Bene. Ora, se mi permette, mi sento costretto a rinnovare il mio invito a tornare dal signor Pastorini. Mi prende per il culo. Ma lei si rende conto di cosa ha fatto? Non mi interessa che cosa ho fatto. Di cosa ho osato dire in faccia al direttore ieri pomeriggio. Io ero nella stanza accanto, ho sentito tutto. Ora lei viene con me dal signor Pastorini e vi chiarite! Ma cosa gliene importa al signor Pastorini di farsi chiedere scusa? Ma non importa al signor Pastorini, importa a me! Le ho mentito, signor Qualco. Le chiavi dell'ufficio non me le ha consegnate nessuno, le ho rubate. Non mi ha chiesto nessuno di venire qui. Lo sto facendo io di mia sponte. Non so con chi crede di avere a che fare, signor Qualco. Anzi, io lo so con chi crede di avere a che fare. E le garantisco che non è come come pensa lei. No, io non, per carità, non sono nessuno. Ma non sono nemmeno uno stupido. E che si sappia questo. Prima di venire a parlarmi con un certo tono. Cosa crede che io non sappia cosa contiene quella valigia? No, non mi sorprende affatto che tu sappia già tutto, Olivo. Mi avrebbe stupito il contrario, ti dico la verità. Potrebbe accadere qualcosa
di esecrabile se lei si rifiutasse di tornare da suo suocero. Lei rischia la vita! E se fosse proprio quello che volevo? Ecco, cosa? Ha aspettato che io fossi al vertice per lasciarmi le prove sotto il naso. Perché così non potevo deresponsabilizzarmi da tutto questo. È stata una congiura, Olivo. Io, lui lo sa che io Bianca non la tradisco. Lo sa bene lui e sperava solo che confessassi. E io non ho confessato. Perciò so cosa mi attende. Ho accettato il mio destino. Tu ora puoi anche andartene, Olivo Bello. Aspetterò qui il tuo direttore per farmi tagliare la testa. Ma è ridicolo. E vuole mandare così all'aria tutta la vita. Ma io non capisco, non può essere serio. Io non pretendo di essere capito. Cioè, io vengo qui nell'interesse di nessuno, a quanto pare, solo mio. Ma per salvarle la vita. E ora lui mi dice che ha tutto nei piani, che vuole farsi uccidere. No, non può essere serio. Sì, invece, ora puoi andartene. E i fascicoli? Pensavo stesse andando a denunciarlo. Li brucio. E Bianca? Non sa niente. Ma io è proprio per mia moglie che lo sto facendo. Io non posso più nasconderle nulla, quindi devo sparire. Come te lo devo dire? Il mio cuore, ogni volta che vede il suo volto, pesa per il male di cui è incosciente. E questo segreto deve morire con me. No! Cosa? Lei non può. Cosa? Non può fare di testa sua. Ha capito cosa ho detto? Non può fare di testa sua. Ascolti. Conosco il racconto perfetto per lei, la storia di Re Pagobardo. Me l'ero appuntato qui da qualche parte. Pagobardo? La favola di mio suocero? Ma perché l'ha detta anche a lei? Sì, quando te l'ha raccontata? Ieri? E a lei perché l'ha raccontata? Ma la racconta a tutti quello stronzo. Ah, pensavo avesse un significato personale. No, sarà che quelli che fanno il nostro mestiere sono un po' tutti diffidenti. E allora, se è vero che la conosce, meglio così, mi risparmia tempo, mi dimostri di aver capito fino in fondo la morale di quella storia. E si fidi un po' di più di chi la vuole aiutare. Perché si vuole far ammazzare, signor Guarco? Sembra che non esista altra via che far morire questo segreto con lei, voglio dire. Perché non glielo dice? Esatto. Perché non glielo dici? Che cosa? Perché non dai retta ai consigli degli amici? Lui non è mio amico. Ma con chi parla? Sì che lo è. Fabio ti è stato meno leale di lui, eppure lo reputa vitale. Zitto. Signor Guarco, cosa le prende? Sì, calmi. Hai fatto la cosa sbagliata, Marco Guarco. No, non è affatto vero. Marco? Io sono buono! Ah, sì, buono. E cosa ti rende buono? Tu non hai fatto niente. Marco? Io devo farlo, Olivo. Che cosa, Marco? E ora se ne va. Ma vedi che non capisce, guardalo. Lui non capisce, lui non sa quello che provi, non può capire. Cosa c'era lì? Con chi se la prendeva? Io sono buono, lo capisci? Io sono buono! Io sto parlando a dirlo in ogni maniera, ma nessuno qui dentro sembra capirmi. Io non posso perdere tempo con lei. Lei non si sente bene, signor Guarco. Ho bisogno di sedersi un secondo. Non mi toccare! Caccialo! Ma che cazzo le prende? Non trattarmi come se fossi pazzo! Io devo morire. È così che deve andare. E se c'è qualcuno che deve decidere per la mia sorte, quello è il mio carnefice. Olivo, io so una cosa che Fabio non sapeva e che forse neanche tu sai. Ed è meglio così. Meglio non saperlo. Per Dio, perché mi sto scoppiando la testa? Silvestro ha piacere di uccidermi. E che lo faccia allora? Ma non venitemi a dire che è stata una mia decisione. Ma sua moglie, signor Guarco. Ma io non posso dirlo a mia moglie! Perché se lei lo venisse a sapere, farebbe la stessa fine di sua madre! Ti prego, non guardarmi così. No, non devi avere paura. Io credo di dover andare.
perché mi vuoi salvare? Lei è così giovane, signor Waldwin. Non so cosa crede che io le possa dire. Io ormai non posso negare di essere stato qui. Perciò mi tocca avvertirla che entro mezzogiorno il signor Pastorini verrà qui a... Non lo faccia. Vada in commissariato piuttosto, riporti queste prove, se proprio vuole fare qualcosa di eroico. Tu vuoi che io lo denunci? Io l'ho avvertita. Vado. Un padre è un essere umano, niente di più. E se commette un crimine deve risponderne in quanto uomo, non in quanto padre. Vado. Se la notte sognassi, avrei incubi, signor Qualco. Signora. Buongiorno, Olivo. Se ne vada via subito. Vattene. Addio, signor Qualco. Io vado. Sì. Non mi dici niente? Ti giuro, non so cosa dire. Tu cosa hai sentito? Quando? Niente. No, quando? Niente, cosa tieni in mano? Parlavate di qualcosa che non vuoi che sappia? No. Marco? No. C'entra Olivo dietro tutta questa faccenda? No, ti dico di no. Marco, dimmelo. Sì, va bene. Parlavamo di qualcosa di segreto. È ovvio che parlavamo di qualcosa di segreto. E che cazzo, anche tu con queste domande? E no, non te lo voglio dire, ovviamente. Dunque, perché sei qui? Cosa tieni in mano? Te la ricordi questa? È tua. Che cosa ci fai con quella lettera adesso? Dove l'hai presa? È la lettera di San Valentino dell'anno scorso? Sì. Dove l'hai presa qui? Certo che è la lettera di San Valentino. Non è che ne scrivo tante di lettere. L'hai presa qui dal mio ufficio? Sì. Bene, che cosa volevi farci? Calpestarla? No. Sbattermela in faccia e dirmi che sono un falso? No, possiamo! Possiamo parlare seriamente? Per un momento? Sì. Principio questa lettera con una premessa. Aspetta, aspetta. Come aspetta, 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 aspetta! Non vorrei leggermela. Certo che voglio. Perché? Ti fa vergogna, l'hai scritta tu? No, 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 non se ne parla proprio. Perché? Perché no? Hai paura? Paura? Ti fa male scoprire cosa sei diventato? Non è una novità che cosa sono diventato, io lo so che cosa sono diventato. Bene, quindi non ti farà male se la leggo. La so a memoria quella lettera, lo so che cosa dice e non hai bisogno di leggermela. Ottimo. Quindi non farà alcuna differenza, dico bene. Ossia, pregandoti di risparmiare a questa carta innocente qualsiasi occhiata di pena, a questa carta innocente qualsiasi occhiata di... Perché neghi l'evidenza? Tu non puoi comportarti! Non puoi rispondere... Non mi gridare addosso! Marco, siamo in due qui. Lo sappiamo benissimo entrambi quello che stai facendo. E qui c'è tutto. Sarò pure meno drammatica per te, ma questa lettera è un chiaro segno. Tu non sei più lo stesso. E questa cosa non può andare avanti se tu non torni quello di prima. Devi prendere una decisione. Ti ho già detto che è finita. Cos'altro cerchi da me? Non ti credo. Io non ti credo quando dici queste parole. Perché non ha senso, non è Marco a dirle. Io voglio che sia Marco a dirle queste parole. Tu non lo riesci a vedere. E io non riesco a capire. Marco, io voglio credere che tu mi stia facendo uno scherzo sadico. Ma l'unica spiegazione che mi rimane è che tu... Tu mi odi. Però io non riesco a capire il perché. Tu non lo vedi il male che mi fai. E non sono i segreti, non è il tradimento. Io lo so che tu non mi hai tradita. A me solo tu e mio padre mi siete rimasti. È successo qualcosa. Ti è successo qualcosa. Cosa hai visto? Parlami!
tardi. È tutto finito. Perché sei gentile con me? Come? Perché sei gentile con me? Ma perché ti amo? Smettila. Smettila. Smettila subito. Marco, che ti prendi? Non dire mai più che mi ami, non ti permette. Marco. Non mi toccare. Puttana. Io non ammetto che tu faccia errori di questo tipo. Tu vuoi l'amore di una persona che ti odia. E io in tua presenza non riesco a provare che rabbia. Nient'altro. Guardami! Bisognerebbe vergognarsi di me. E invece tu vieni qui a sperare che io mi redima. Ma guarda. Un verme. Tu questo vuoi amare. Guardami in faccia e dimmi che non ti sembro un verme. Un miserabile nemico. Io sono un nemico e mi odio. E dovresti odiarmi anche tu. Non c'è nessun merito nell'amare una persona così perché io... Oh, io non ti tradisco, Bianca. Ma ti giuro su mio padre che mi pento di non averne mai avuto un'occasione. Perché io ora voglio vederti soffrire. Io voglio vederti frignare. Preferirei vederti morta piuttosto che farmi soffocare dalle tue lagne. Che cosa c'è? Non dici niente, perché non piangi? Hai capito quello che ti ho detto? Ma oggi non voglio stare qui a parlarti del mio... La sua memoria, quella... Io oggi voglio parlarti dell'universo. Perché non la smetti? Perché ho bisogno di sbattertelo in faccia! Io non mi sono innamorata di un uomo meschino! E voglio che tu ammetta le tue colpe! Va bene, lo ammetto. Ora puoi smetterla, tesoro. No, io la finisco di leggere. Non ti permettere, te lo prego. Altrimenti che fai? Mi metti le mani addosso! Fermila! E via! Io ti ammazzo! Puttana! Ti ammazzo! Lo rifaccio, sai? Credi che abbia paura? Allontanati da me, presto! Vattene! Mi fai schifo! Vattene! Tu stai fingendo! Zitta, troia! Devi tacere! Io lo sto facendo per te, tu non lo capisci! Non lo capisci! Ma non lo vedi come sto? Perché non mi lasci in pace? Io non ti voglio più! Non ti credo! Io cosa devo fare per farti capire che ti odio? Vattene! Bianca, te lo sto dicendo! Tu sei in pericolo! Non hai paura di me? Ma non lo vedi che cosa sono diventato? Perché mi ami ancora? Tu non riesci ad andare in fondo nemmeno ad una delle cose che fai! Perché siamo tornati qui? Ti ho detto che volevo mostrarti solo il necessario. Perché volevi rivederla? No, io non volevo rivedere proprio niente. Posso assicurarti che volevi? Non sto scherzando. Perché siamo tornati qui? Perché non sei tu a decidere. Regista. Smettila! Io voglio una spiegazione per cui ho dovuto rivivere questo mio schifo! Marco Gualco Freeman! Cosa stai cercando di fare?
capisco. Bianca, soffriva davvero o no poco fa? A te cosa è sembrato? Non lo so. Io voglio sapere se tutto questo è reale, perché a me sembrava tutto così. Così vero. Ma se mi dici che tutto è finto... Dipende cos'è per te la realtà. No, non me ne frega un cazzo. Io voglio sapere se Bianca soffriva davvero o no. Sei mai stato a teatro? Chi può dire che gli attori non soffrano davvero ogni volta? O che replichino semplicemente la propria parte? Perché te la prendi così a cuore per una falsità? Tanto è tutto già successo. Tutto finisce. Sì, ma se è comunque vero il mio soffrire, che importanza ha che tutto è finto? Perché un conto è la finzione e un altro è la mendaccia. Ma non l'hai ancora capito che sei frutto di un inganno? Guarda che ciò che abbiamo visto, vedremo e rivedremo, non potrà mai essere a come è stato nella realtà. Non solo i tuoi falsi ricordi sono inaffidabili, tutti i ricordi che abbiamo visto non possono essere al 100% autentici e forse neanche al 50%. È impossibile. E per me perché questo? Tu sai qualche cosa che io non so. Sei fin troppo consapevole del tuo trauma, Marco Guarco. Io non posso dire niente che tu non abbia già ponderato nell'angolo più remoto della tua coscienza, ma per quanto ne sappiamo, persino questo episodio con Bianca potrebbe non essere mai avvenuto. No, no, come? Sì che è avvenuto. E lo dici perché ne sei convinto? O perché ti piace credere di essere come in questo ricordo? Io? Ma se no, ho appena picchiato mia moglie, io l'ho stuprata. Che cazzo di piacere avrei a vedermi così? Ne vai proprio fiero, eh? Sei così orgoglioso dello schifo che fai, ti fa sentire forte, ti dà carisma, ma la realtà è che quello con cui sto parlando io adesso non è nemmeno il vero Marco Gualco. In tutti i tuoi ricordi, tu ti sei sempre mostrato per come volevi mostrarti a te stesso, a me. Ma tu non hai ancora incontrato te stesso. Guardati. Quello che sei tu adesso è il tuo corpo nei tuoi ricordi, dentro i tuoi vestiti, nei tuoi ricordi, parte del tuo io, nei tuoi ricordi. La persona che sembri essere qui, nella tua memoria, non può essere la persona che sei nella realtà. È soltanto un'immagine, un modello mentale. Quindi io non sono io? E adesso che cazzo sono adesso? Io non sono me stesso neanche quando parlo con te in questo cazzo. E questo non si può neanche definire un ricordo questo. Dove siamo? Cos'è, un'allucinazione? Un sonno? Mi rispondi! Ma questo io non lo so. Io vorrei che tu fossi sincero con me. Lo sono stato almeno quanto te. E allora rispondimi, dove cazzo siamo? Queste sono cose che già sai, ma che ti saranno ovvie solo una volta usciti di qui. Smettila di pontificare, io voglio la verità! Tu non vuoi la verità. Perché se tu sapessi che tutto questo non è null'altro che un sogno, tutto cadrebbe di valore per te. E allora se muori, non muori. Non cambia niente se sai che non c'è il paradiso, Marco Gualco. E tu lo vuoi il paradiso. Tu vuoi avere paura di morire. Sì, tu puoi ancora giudicarmi. Siamo qui solo per questo. E su quale base speri di farlo su tutto questo? È falso. Vada. Io ti giudico solo sulla base di come tu speri di mostrarti a te stesso. È tutto ciò che conta. Allora, questa sedia è falsa pure questa. E questo tavolo. E questo. Ma come cazzo si esce da qui? Se volevi veramente uscire lo avresti già fatto da un pezzo, ma tu non te ne vuoi andare perché stai aspettando di essere giudicato. E allora che cosa aspetti a farlo? Giudica, ti prego, mi sembra di stare fermo in un deserto. Non abbiamo ancora finito qui. Ci manca ancora un ricordo da affrontare. La sera in cui è cambiato tutto, Marco. Ridi?
Che cosa è successo quella sera? Ma quindi Bianca non soffriva? Cosa? Cosa? No, che non soffriva. Non lo so. Bianca non soffriva. Ti fa ridere questa cosa? Marco! Alleluia! Alleluia! Tu sei l'eroe! Marco, te lo saresti mai aspettato? Cosa? Di ricevere una promozione o che mio suocero avesse un altro infarto? Di ricevere la promozione? Non così presto! E che tuo suocero avesse un altro infarto? Non così presto! Dove? Cosa? Marco! Cosa c'è? Marco, mi sono appisciato addosso! Cazzo! No! Aspetta! Aspetta! Ah, siamo già a quel momento della serata! Che cazzo fai, pedofilo? Che cazzo fai? Aspetta! No. Non è piscio! È alcol! Meno male! Oh, sono devastato. Hai visto nessuno nei corridoi? Eh? Hai visto nessuno nei corridoi? No, non c'è nessuno. A che ore sono? Ma è ancora l'una, ma perché sono andati tutti via? Perché la gente lavora domani. Ed eravamo comunque in due a festeggiare. Anche noi dovremmo andare via adesso. Non è festa per tutti. Oh. Che ti succede? Perché ti sei rabbuiato tutto d'un tratto? Fabio. Che? A te non sembra strano tutto questo? Cosa? Ti sembra tutto così normale? Fabio, guardami. Cosa? Tu ti senti vero in questo momento, Fabietto? Cosa c'è? Cosa c'è? Ho capito. Che cosa? Qui qualcuno si sente in colpa con sua moglie. No. Qui qualcuno sta brindando le disgrazie altrui. No, Fabio. Sì, vieni qua. Questo qualcuno si chiama Marco Gualco. Eh? Marcolino? Sì. Marco Gualchino? Chi è il bambolino più depressino di tutto l'universo? Sono io. Tu, un bel bacio con la luna. Fabio! La verità è che in questo paese non si può essere froci nemmeno per un minuto. Marco, ho avuto un'idea. Che ne dici di un bel abbraccio virile? Eh? Uomo a uomo. Vedi che c'è un meglio. Sei ubriaco, Fabio. Anche tu sei ubriaco. Come sta Bianca? No, scusa, non dovevo, non ci pensate. Vieni che ti offro uno scotch, tanto paga Pastorini. Ma no, non dovremmo approfittarne così tardi. Rompermi i coglioni. Questo è il tuo ufficio ormai, e poi tu non bevi mai. A maggior ragione, non devo bere solo perché non pago. Poi Fabio, non posso tornare a casa ubriaco come ho avuto. Marco. Cosa c'è? Marco, quanta roba. Cosa c'è? C'è lo scotch? Eh? C'è lo scotch? No, è finito. Aspetta, c'è tanto, non c'è. C'è del Barbon? Sì. Rum? Cognac? Quanto alcol teneva nel suo ufficio? Questa è gente ricca, Marco Gualco, è gente ricca. Non è che se uno è ricco allora deve per forza rispecchiare lo stereotipo del borghese capitalistico che sorseggia a scotch alle 2 del pomeriggio. Io sono d'accordo con te, ma si dà il caso che Pastorini sia proprio il borghese capitalistico che sorseggia alcol alle 2 del pomeriggio. Vedi se c'è l'altro scotch. Non c'è lo scotch! Guardaci adesso, ma non c'è, ho già visto! Non c'è! Lo vuoi il conto? No! C'è! Cosa c'è? Lo scotch? Marco! Trovato lo scotch? C'è un doppio fondo! Ma cosa dici? C'è un doppio fondo! Cosa dici? Cosa vedi? Aspetta!
1992. 1992. È una data. 1992. Cosa fai? Non lo apri? E mica è roba nostra. Sì, ma era comunque nel mio ufficio. Era nascosto per un motivo, ma no. Fabio, mi sta venendo ansia. No, no, perché? Io lo apro. No, ma perché? No, ma cosa? Ascolta. Cosa, c'ha paura? Sì. Perché? Sì, perché se scopriamo che Pastorini è un evasore. No, Fabio non potrebbe mai tenere le prove del suo ufficio. Perché? Perché è talmente stupido che nessuno andrebbe a... Io non sono stupido. Tu dici sempre che io sono. Non ho mai detto che sei stupido. Sì, non l'ho mai detto. Io sono stupido. Cosa trovaste? Una lista interminabile di nomi, sigle, date, alcune censurate, numeri, espunzioni, cancellature varie. Era pieno di riferimenti a cose che non avrei mai potuto decifrare in quel momento. Ero troppo concentrato su quello che mi stava accadendo per poter capire. Tutto qui. Non c'erano tante frasi intere, sembrava solo una semplice rubrica un po' arricchita. Eppure qualcosa non quadrava. Io questi nomi li avevo sentiti. Marco, Marco, questo è il registro delle scommesse ai cavalli. No, Fabio, non essere stupido. Stupido? Un nome che riemerse con un alito stantio conservato sin dalla mia prima adolescenza. Si trattava di un uomo che ricordavo essere stato sindaco della mia città quando ero ragazzo. Era un nome che non udivo da anni, ma che a suo tempo era divenuto tanto popolare a causa dei numerosi processi per frode, associazione a delinquere, per cui perse la carica, anche se io ai tempi non ci capivo niente. Lo indicai a Fabio e subito ci guardammo. Pensai che anche Fabio capì in quel momento cosa tenevamo per le mani, ma in realtà sapeva già tutto. Ma dici che... Non lo so. Non ci volevo credere. Marco, io non credo di essere nelle condizioni per capire quello che sto leggendo. Resta qua. Che fai? Che fai? Chi chiami? Io? A chi stai chiamando? Il segretario di Silvestro, forse lui ne sa qualcosa. Aspetta, ma non è una buona idea, ma... Questa storia.
detto niente. Chi è? Oh! Vattene via subito! Vattene! Marco, non c'è nessuno! No, ma... Marco, capito? Questo è l'altro che parla... Marco, ma tu la vuoi finire, ma lo capisci che tu non sei niente! Io meno di quanto lo sei tu! Zitto! Cosa? Avevi già deciso. Marco... No, non avevo deciso proprio niente, sì, vattene! Sì, avevi già deciso di morire qui, in questo momento. Non è affatto vero, vattene! Sei un allucinato? No, non ho detto questo. Non osare andare a dire a mia moglie che ho un'allucinazione. C'è tua moglie? Io lo so che glielo dirai. L'ho visto con i miei occhi. Che dici? Che dici? È meglio se te ne vai a casa adesso, che ne dici? No. Ho detto vattene a casa, io non sto parlando con nessuno, va bene? Marco, aspetta. Vattene a casa, Fabio. No, io me ne vado a casa, però ti calmi adesso, eh? Che cos'è? Che cos'è questo? Cos'è? Niente. Niente, non l'ho ancora letto. Mi sono calmato. Va bene. Va bene, va. Ne parliamo domani. Bravo, Perché non lo apri? Perché sei qui? Lo sai? Io sono qui perché sei tu a volerlo. No, la smettete di dire in continuazione che sono io a volere tutto questo? Io non voglio proprio niente. Allora rinnegati. Cioè? Rinnegati. Come dovrei fare? Lasciami andare, Marco. No, io non ci riesco. Lasciami andare. No, basta, Bianca, basta. Fallo tu per me. Abbandonami, io non ci riesco, amore mio. Io non posso fare proprio niente. Devi essere tu a volerlo. No, è vero. Tu non sei nemmeno qui, in questo momento. No? E dove sono? Non ci sei. Tu non esisti. E allora rinnegati. Guardati, Marco. Ti basterebbe aprire quel taccuino per lasciarti tutti i ricordi alle spalle, eppure non ci riesci. Cosa c'è scritto dentro? Lo sai cosa c'è scritto? È la lista dei decapitati. Sai già quello che starai per leggere, cosa ti costa farlo ancora? Non voglio. Credi che rimandare ancora questo momento possa cambiare qualcosa? Se non lo apri non cambierà il fatto che lì dentro c'è scritto in penna il nome di mia madre. Perché l'ha fatto? Per lo stesso motivo per cui ha decapitato te. Per lo stesso motivo per cui ha decapitato tutti gli altri in quella lista. Ma stiamo parlando di sua moglie. E con questo? Tu non puoi farci niente, Marco. Tu puoi solo decidere per te stesso. Io ho deciso per me stesso. Cosa? La morte? No. Amore, io l'ho fatto solo per proteggerti. Tu mi hai fatto solo del male. No, io ti ho ferita solo per allontanarti da me. Tu credevi di avere tutto sotto controllo, ma non controlli proprio un bel niente, tu. Persino la tua memoria ti è sfuggita di mano. Tu non sai più chi sei per davvero. Ti sei creato dei ricordi fittizi in cui ti tradivo, ma tutto ciò che hai ottenuto e che hai iniziato ad odiare Fabio solo perché non riuscivi ad odiare me. Questo non è vero. E la cosa orribile è che tu non l'hai fatto nemmeno per gelosia.
Tu hai ammazzato Fabio per autoconvincerti di meritare la morte. Smettila. Tu mi hai picchiata, mi hai stuprata. E non perché volevi che io scappassi, né perché tu mi odiassi, ma solo perché volevi sentirti libero. Smettila, questo non è vero. E quando ti sei accorto che tutto questo non è servito a niente, mi hai chiesto di giudicarti. Ma perché? Hai avuto paura di morire? Vedi, Marco Gualco, tu in realtà vuoi solo perdonare a te stesso di esserti sacrificato, perché non c'è paradiso. E l'unico a perdonarti qui devi essere tu. Sei tu, il tuo boia. Io sono già morto, vero amore mio? Ho bruciato tutto, tutti i fogli, tutti i dossier, li ho strappati e li ho dato fuoco. E il taccuino? Quello non ce l'ho fatta, è ancora nella mia valigia. Io credo che voi mi sottovalutiate. Sottovalutarti, Marco? No, anzi, io ti ho sempre sopravvalutato, semmai. E in cosa mi avreste sopravvalutato? Beh, ad esempio, pensavo che saresti stato in grado di mantenerti in vita almeno per un giorno, invece scopro che sei soltanto un perdente. Un perdente? Beh, di eccepire? Guarda dove stiamo. Ti sembra di aver vinto? Se il vostro intento è farmi paura, sappiate che ho scelto io che le cose andassero così. Questo io lo so benissimo. E non ho alcun interesse a metterti paura, Marco. Siediti. Mi va di stare seduti. E poi la paura viene da sé.
Non sono io che devo mettertela. Tu sei sicuro di non star giocando con il tuo tempo? Io non ho alcuna paura. Va bene. Anzi, perché voi mi volete ammazzare? Ve ne rendete conto? Marco Gualco, io non ti ammazzo poiché ti temo. Mi resteranno sì o no 3 mesetti di vita, cosa vuoi che me ne freghi a me di farti fuori, no? Marco Gualco, io ti ammazzo poiché hai rovinato un clima. Hai, come dire, hai spezzato una catena, hai fatto crollare un sistema fatto di silenzi e pretensioni, un sistema abile nel nascondere le ragioni di un crimine. Le regole si rispettano e basta. È la legge. Neanche io ci posso fare niente, ma non sono io che scelgo di ammazzarti, capisci? Vivi nel terrore e nella pace che questo sistema non ti crollerà addosso. Ti faccio un esempio. Tu lo sai perché le donne un tempo si velavano il volto con un ventaglio o con un foulard quando pubblicamente qualche uomo un po' più irriverente degli altri si metteva a fare dei discorsi un po' matti e utilizzava parole come pisello o addirittura cazzo? Non lo so. Per l'imbarazzo? Sì, per nascondere un rossore, sì, è giusto, ma la risposta più corretta è un'altra. Lo facevano per nascondere la mancanza di un rossore, capisci il ragionamento? Sì. Il sistema prevedeva, anzi imponeva per le donne l'arrossimento. Una donna, per come veniva concepita, non poteva non arrossire di fronte a certi argomenti e loro ci credevano, anche più degli uomini. Per loro addirittura era imbarazzante non essersi imbarazzate a sentir parlare di sesso. E questo le faceva un favore, perché alla fine in un modo o nell'altro arrossivano comunque, anche se non c'era niente di cui arrossire. Tanto nessuno poteva vederle, no? È un po' come un attore che piange per la frustrazione di non riuscire a piangere mentre sta recitando. Alla fine tu non lo saprai mai di cosa è fatta questa lacrima. Soltanto lui lo sa. Tutto quello che vedi tu è un personaggio che piange o una donna che arrossisce. Ma loro ci credevano in quel sistema. Per loro era vergognoso non essere sensibili a certi argomenti. Era come una sconfitta personale. Tu non hai alzato il ventaglio, Marco Gualco. E il ventaglio si alza comunque, anche se non si arrossisce. Tu sei stato ignavo con i tuoi sentimenti e adesso il sistema ti è crollato addosso. Ora hai bisogno di una stampella per ricostruirlo, su cui edificarlo. Tu dai fastidio sotto le macerie, Marco Gualco. Io non ho paura. Tu hai molta paura, invece. No, l'ho scelto io di morire. Io non voglio combattere niente di niente. Guarda che la tua scelta di morire è un atto politico. Non puoi prenderlo così alla leggera. No, io voglio morire perché voglio morire. Io so perfettamente cosa vuol dire il mio gesto. E allora perché non ti sei ammazzato da solo? Vedi, tu forse inconsciamente stai cercando di ottenere qualcosa da questa morte. Tu, Marco, come me, come Bianca, come chiunque, vuoi sapere che cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma non c'è giusto e sbagliato, c'è solo vivere. E se tu non vivi, abbandoni ogni senso di giustizia, capisci? Alla fine tu che cos'è che non vuoi abbandonare, Marco Gualco? Sei davvero sicuro di non essere un perdente? Tu chi è che vuoi far vincere, la verità o la vita? Perché della tua verità non gliene frega niente a nessuno, e neanche della tua vita, se è per questo, ma almeno con quella ci puoi combinare qualcosa, no? Perché non mi ammazzate e basta? Io pensavo fossi interessato. Boia! Ma che ti prende? Scusami se ti ho annoiato con i miei discorsi, ma ora veniamo al punto. Ditemi, questa è la realtà? O sto ancora sognando? Io pensavo che tu fossi uno che non sogna mai. No, 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 io sogno. Cosa ti prende? Oh, non mi direi mica che hai cambiato idea. No, no, voglio solo sapere dove mi trovo. Tu vuoi sapere...
Stavi mica avendo delle allucinazioni anche in questo momento, Marco, guarda. No, io non ho mai avuto allucinazioni. Che cosa ti importa di dove siamo? Tu devi morire, ricordi? Sì, però ditemi solo se è un sogno questo. Vuoi sapere se questo è un sogno? Sì, vi prego. E non sei in grado di capirlo da solo? Gesù è peggio di quel che pensassi. No, io voi mi credete pazzo, non è così, ma io sono molto lucido, io so quello che sto dicendo, so che le mie parole possono suonarvi strane, ma c'è un motivo per tutto questo. È tardi ormai, io non ho tempo per queste cose. No. Lo so, è difficile venire a patti con la morte. Ma il mondo non sta ad aspettare te, Marco, guarda, a un certo punto il modo per andare avanti lo trovo comunque. No, vi prego. Stai cominciando a stancarmi, ragazzo. No. Portatelo qui. No, vi prego, vi scongiuro, io... Ragazzi, io devo saperlo. Cosa è questo? Voglio sapere se questa è la realtà, ditemelo. Sì, Marco Gualco, questa è la realtà, ti basta come risposta? No, io voglio sapere se ho fatto la cosa giusta. Non esiste la cosa giusta. Tu hai fatto delle scelte e adesso morirai. No. Non c'è ragione, non c'è speranza, non c'è etica, niente. E non ci sarà spazio per il rimorso dopo che avrai la testa staccata dal collo. Per cui, cerca di avere pazienza ancora per i prossimi 30 secondi e poi vedrai che non te ne fregherà più niente di tutto questo. No, io devo sboia, dimmi se ho fatto la cosa giusta. Ma che cosa stai facendo? Lui lo sa, dimmi che questa è la cosa giusta da fare, ti prego, ascoltami, ti prego. Tu sei buono, te lo leggo nelle mani con cui reggi, lascia, ascoltami, ti prego, lasciami raccontare. Ti supplico, lasciami tornare indietro solo per un attimo. Ho bisogno di raccontarti chi sono. Amore, ma te lo ricordi quando andammo in montagna ad aprile dell'anno scorso e ci mettemmo a cercare i quadrifogli? Certo, amore, al nostro anniversario. Sì, e poi incontrammo quella coppia di anziani e parlammo con loro tutta la sera. Sì. Dicevi che quel vecchietto secondo te era un genio. Gli aveva capito tutto dell'amore. Guarda, non ricominciamo. Io non ricomincio proprio niente. Ed era lo stesso giorno in cui ti ho regalato quella vecchia lettera di San Valentino che non avevo mai avuto il coraggio di darti. Quella sull'universo. Sì, ecco. Io vorrei che fosse sempre quel giorno lì. Io ci potevo morire, capisci? Anzi, io avevo bisogno di morire in quel momento. E lo dico senza rimorsi, una parte di me ha sempre voluto la morte, anche in quel bellissimo giorno. Mio Monte Bianco. Mi ero fermato a pensare ad una cosa. Ma tu lo sapevi che i quadrifogli sono sostanzialmente dei trifogli down? Cioè, non sono un tipo di pianta diverso. Sono dei trifogli con un'anomalia genetica. Ma sei triste per questo? Per i trifogli down? No. Guarda che se siamo tristi entrambi non ne usciamo più, eh? Dovremmo fare il turno. No, non sono triste, stavo solo pensando a quella questione di prima. Quale? Siediti qui con me. Amore, si sta facendo tardi, dobbiamo andare. E dai, non ci corra dietro nessuno. Ancora 10 minuti. Allora, si intende che se io fossi una betoniera e avessi il carico pieno... Ancora con questa idiozia della betoniera? Ma guarda che non è un'idiozia, è una cosa molto saggia che ha detto. Oh sì, e immagino che quel vecchio abbia studiato filosofia prima di ritirarsi in campagna a mungere galline. Fatto sta che quel vecchio può vantare molta più esperienza in amore di te. Questo è insindacabile. No, perché per quanto mi riguarda, uno può vivere anche 1 milione di anni e 1 miliardo di esperienze diverse. Ma se le passa tutte quante racchiuso, incarcerato nelle sue convinzioni, è come se avesse vissuto 1 mese poco più.
Per non parlare di quella puttanella che gli dava continuamente corda. Ma chi? La moglie? Sì. Ma perché detesti tanto quella coppia di nonnini? Li hai visti? Erano così carini e innamorati. Sembrava che si fossero sposati 2 giorni fa. No, il punto è che è proprio stupido il paragone con una betoniera. Ma perché? Se tu dici betoniera solamente per simbolizzare un contenitore molto grosso, tanto vale dire una cosa qualunque, no? La conoscete la filosofia della betoniera? Come se non l'avesse inventata lui, eh? Bene, come vuoi tu. A me ha fatto tanto pensare. E se io un giorno morissi e tu non avessi altro cuore su cui riversare il tuo amore, tu saresti una di quelle del primo tipo, sbaglio? Ma non è che esistono uomini generosi e uomini che non hanno bisogno di essere. Sì, ma se io un giorno morissi, Bianca, e tu proprio non riuscissi a trovare nessun altro su cui riversare il tuo amore. Marco? Tu mi ami? Ma certo che ti amo. Allora non ti serve sapere altro. Sappi però che se un giorno ti renderai conto di avermi amata senza aver preteso nulla, non ci sarà pietà per te. Mi racconti una storia? Ma che cosa, amore? Non lo so. Qualcosa che non so già. Io non ho niente da raccontarti. Beh, fai uno sforzo, no? Ho paura. Di cosa? Di qualcosa che non so già. Ehi, amore, no, riprenditi, eh. Oh, tuo papà sta bene, è stato solo un episodio, non si ripeterà. I medici non sanno nemmeno perché l'ho avuto. Ma perché i medici non capiscono un cazzo. E poi non è che un infarto può venire per 1000 ragioni di poco conto. Ora, perché se non sappiamo la causa subito, dobbiamo subito preoccuparci del peggio. E poi lo dice anche lui. E cos'è che dice tuo papà, che mi ripeti sempre? Ma la leggenda di Re Pagobardo... No, che cazzo c'entra? Dico l'aforisma. Se c'è una soluzione, perché ti preoccupi? Se non c'è una soluzione, perché ti preoccupi? Esatto. Quindi, perché stare male se serve solo a farsi del male? Anzi, sai cosa? Ora ti faccio contenta. Mi è appena venuta in mente la storia da raccontarti. Che storia? Mio papà. Tuo padre? Sì, ecco, non parlo mai di lui, lo so. Non perché me ne vergogni, ma non voglio che si pensi che lo stimo solo per un fatto di sangue. Poi mi imbarazza mettermi al centro dell'attenzione. Bene. Mia mamma ha sempre avuto una grande passione per l'alpinismo. Mio papà no, perciò andava in montagna da sola quando poteva, le faceva bene. Il medico diceva che per la sua malattia questo genere di attività aiuta non solo l'umore ma anche il corpo. Tuttavia, ricordo un giorno, tanti anni fa, mia mamma ci teneva davvero tanto a fare un'escursione tutti quanti in famiglia d'estate. Mio padre a nessun costo. Mio papà al solo pensiero di farsi tutta quella strada per andare lì, poi vestirsi adeguatamente, faticare per arrivare alla cima. Diceva che il solo pensiero gli veniva la nausea. Ma fatto sta che mia mamma insistette così tanto per convincerlo, chissà con quali false promesse, che alla fine mio papà cedette. E quel fine settimana mia mamma ci portò tutti quanti sulla vetta del Gran Paradiso, che è una montagna in Valle d'Aosta che supera i 4000 metri. Ci mettemmo 2 giorni, iniziamo a scalare in tarda mattinata e quando arrivò la tarda sera ci accampammo ad un rifugio sui 3000 metri, il rifugio Vittorio Emanuele. Io avrò avuto 12 anni, non avevo una preparazione fisica invidiabile, ma mio papà era comunque messo peggio. Ciò non di meno, quando ci risvegliammo nel secondo giorno, io non me lo dimenticherò mai, quel mattino, non so perché, ma mio papà fu come investito da una tale gioia, una concentrazione che solo un fanciullo può vantare di avere. Mi svegliai e lo vidi che armeggiava con gli scarponi bevendo qualche grappa. Poi usciva dal rifugio dove avevamo fatto tappa con la pila frontale e disse: "Che emozione!" E ci avviammo su per il ghiacciaio. Mia mamma, che quel mattino era ripartita sempre con lo stesso spirito indomito, arrivati a circa 3500 metri, le venne il mal di montagna. Accusava dolori alla pancia, era stanca, insomma, non voleva andare avanti. Mio papà, che comunque anche lui era estremamente affaticato, testuali parole le disse: "Valeria,
siamo nel posto più bello del mondo. Concentrati più su questo che sulla tua fatica. E il bello è che lo disse mentre era estremamente affaticato, ma con quella forza. Io di nervio era un duro, io gliel'ho sempre detto: papà, tu sei un duro. E poi proseguimmo verso la vetta. Piano piano mia mamma si riprese, apparì un sorriso sul suo volto e disse: che bello. E infine arrivammo in vetta. Sopra di noi non c'era più nulla, solo il cielo. E come succede in teatro quando si arriva in cima a una montagna, si vede immediatamente dall'altra parte, perché si apre come un sipario, ed eravamo come in paradiso, con le nubi sotto, tutti i ghiacciai. E mi piace ricordare l'espressione che ebbe mio papà, perché è come una fotografia qua nella mia testa, perché rimase come ipnotizzato con i suoi occhi celesti e disse: che bellezza. E rimase intontito a guardare. E poi la discesa, la lunga discesa. Da lì in poi posso affermare che l'alpinista in famiglia non era più mia mamma, ma mio papà. Divenne un appassionato, certo non un professionista, ma si diede comunque uno scopo. E nei mesi e negli anni successivi si allenò sempre di più, mirò sempre più in alto, senza mai spostarsi troppo dall'Italia, finché un giorno non arrivò persino a scalare il culmine delle Alpi, il Monte Bianco. E io come lo... glielo lessi negli occhi. Quella fu la più grande gloria della sua vita. Poco meno di un anno dopo morì per uno stupido incidente. Avevo 17 anni. Ecco, volevo raccontarti questo episodio per farti capire quanto vali per me. Ora, sarà stata l'aria di montagna, sarà stata la voglia di vivere, non lo so, ma da quel giorno mio papà cambiò radicalmente. Smise di vivere solo per noi, per la sua famiglia, e iniziò a vivere anche un po' per se stesso. Adesso aveva degli obiettivi, delle mete ben chiare, e non pretese molto, non pensò all'Everest, si fermò al Monte Bianco. Ma quello che gli fece onore, appunto, è che si diede uno scopo. E quando lo scalò, non è che la gente diceva: ha scalato il Monte Bianco. No, tutti pensavano: ha scalato il Monte Bianco. E io come lo stimavo per questo, avrei voluto essere come mio papà, e ci ho provato, Ma il mio cuore batte per cose così maiestatiche che io non ho il coraggio di guadagnarmele. Ed è sempre stato così finché tu non mi hai fatto sapere che cos'è l'amore. E quando me lo hai fatto sapere, il giorno in cui me lo hai svelato, io ho compreso fino in fondo lo scopo di mio papà. Perché io sento di dovere all'universo un'occasione. Io sono debitore alla mia vita per aver conosciuto te, perché tu sei la sola cosa che mi sono mai voluto meritare. E come mio papà, abbandonerei tutto pur di scalare il Monte Bianco, se solo questo bastasse a guarirti dal dolore. E chiamami stupido, ipocrita, anche pezzo di merda se vuoi, ma io non sopporterei una vita senza i tuoi baci e senza le tue lacrime, perché se sono un uomo troppo scostante o troppo orgoglioso, perdonami, ma accanto a te divento un gattino. Tesoro. Ecco. Sono stato bravo, ti ho distratto a sufficienza. Grazie. Possiamo andare adesso. Si sta facendo buio. Mentre parlavi di tuo padre ho trovato questo. Ma non mi stavi ascoltando? Ma sì che ti ho ascoltato. Hai espresso un desiderio? Sì. Quanto? Sempre mentre parlavi di tuo padre. Ma non mi stavi ascoltando allora? Ma sì, ti ho ascoltato, ti ho pure risposto. Hai detto tesoro, non è che devi per forza aver ascoltato per dire tesoro. Oh, quanto sei polemico.
Tieni, te lo regalo. Grazie. Anche io ti ho fatto una cosa. Immaginavo. Puoi fingere di amarmi almeno per il prossimo minuto? Sì. Mi portate una lettera? Vieni. Che bello! Una lettera! Sì. Una lettera d'amore! Sì, sì. La leggo a casa che si sta facendo buio. Va bene. Anzi, voglio che me la legga tu. Va bene. Ma a te è piaciuto il mio regalo? Ma che desiderio hai espresso? E non si dice! Ma ti è piaciuto o no? Amore, è un quadrifoglio.